Allora, questa prima volta all'inizio vedremo due aspetti. Facciamo meno locale su quello che è i requisiti strutturali, cioè diciamo le proprietarie alimentari che devono avere la nostra struttura per portare. E poi vediamo anche alcuni aspetti che sono sui requisiti, cioè sui criteri di progetto. Allora, requisiti. Ma queste sono cose che abbiamo anche abbastanza in testa, anche per esempio quanto riguarda la scuola verifica, facciamo gli stati limite, sono quindi posizioni di esercizio, qui vedete elencate. Cioè, fondamentalmente questa descrizione, ci sono requisiti che riguardano la configurazione nominale, quindi quando la struttura è perfetta, integra fino a lavorare. Ci sono invece requisiti che riguardano la struttura quando si danneggia. Ci sono quindi poi condizioni di esercizio, che sono essenzialmente legate alla precedenza, quindi tipicamente un problema di ottimizzazione nell'esercizio è un problema di quantità da ottimizzare la resistenza. Poi ci sono condizioni ultime come resistenza, stabilità e utilità, conosciamo. Cose un po' più requisiti, un po' più complicati, sono la durabilità, e poi condizioni estreme come possono essere robustezza e resilienza. Allora cominciamo a velocemente a smontare questi concetti. Robustezza e durabilità hanno, come abbiamo visto prima, c'era il diagramma di tre dimensioni, se noi facciamo le due proiezioni abbiamo concetti che sono simili. Robustezza e durabilità riguardano in effetti come la situazione nominale degrada, o se c'è un danno, un errore di qualche tipo, oppure capacità di grado nel tempo o per l'uso che se ne fa adesso. Il concetto è abbastanza simile, no? Questo è il quadro tridimensionale in cui prima abbiamo appena proiettato su due piani l'integrità strutturale con il tempo rispetto all'evento avverso. I requisiti elementari sono ben noti, ci sono condizioni di sicurezza che riguarda l'esperimento ultimo, le condizioni di esercizio. Questa è la tipica rappresentazione del diagramma della scossa strutturale, in cui locale abbiamo un parametro di carico, in orizzontale un parametro di scossa di cosa di spostamento, e qua c'è il percorso di equilibrio. I caratteristiche sono quindi 1 rigidezza in esercizio, 2 capacità portanti, 3 stabilità e 4 utilità, lo stato di equilibrio. I formati di verifica quindi conseguono, però anche qui le verifiche devono essere fatte con giudizio, che per esempio anche se siamo negli stati limite ultimi, questa struttura qui non tutte le aste hanno la stessa importanza. Per esempio anche una cosa che spesso viene data per scontata è anche questa: la crisi in una sezione strutturale, come viene definita negli stati limite ultimi, non ha la stessa importanza in tutte le occasioni. E le considerazioni che possiamo fare sono anche queste. Prima abbiamo visto che il caso di una struttura di un pilastro notevole in una struttura, però per esempio anche una considerazione che a volte non viene fatta è questa qui. Vediamo di avere questo edificio qua, la crisi di questa sezione qui è importante oppure no? Oppure è più importante di questa? La crisi di questa. Le considerazioni da fare sono queste. A, il motivo per cui questa non è importante è che questa è un'asta 5.000. Quindi è una crisi assolutamente locale. Per contro, questa crisi può essere importante perché la caduta di questo elemento qui può comunque provocare un danno alle persone che sono sopra. Quindi il giudizio del collasso strutturale non è proprio così semplice, va pensato, no? Ripeto, quello è magari anche un cornicione, la crisi di un cornicione significativa, in certi versi no, però per altri versi se la persona c'è sotto sì.
Quindi la graduazione in giudizio della crisi culturale non è semplice. Vi avete rappresentato tutte le casi di verifiche delle crisi strutturali. Il livello 1 è la crisi in un punto, si faceva le tabelle di esercizio, o si fa, si faceva le tradizioni insieme, la verifica di una sezione, tipico al centimetro ultimi, la verifica di un elemento strutturale come può essere l'instabilità, e poi a livello più complessivo la verifica del collasso di tutta la struttura. Qui abbiamo già osservato l'influenza che può avere la crisi in una sezione, a seconda che avvenga nel punto A, nel punto B, nel punto C, a seconda di come l'elemento è inserito nell'organizzazione. Non sempre si riflette su questa cosa qui. Spesso si trovano tabulati di verifiche in cui tutte le cose sono trattate nella stessa maniera, che non è così. L'aspetto delicato nella risposta strutturale guarda senz'altro la sensibilità alle imperfezioni. Questa è la risposta strutturale perfetta. E questa invece è come la risposta strutturale si verifica. Ci sono dei punti di bifurcazione nella risposta strutturale, la risposta strutturale stessa è la più piccola possibile, quindi il carico reale effettivo supportato dalla struttura è molto più basso di quello che si potrebbe pensare sulla struttura reale. Questo è anche un altro aspetto che va considerato nella progettazione. I programmi di stabilità tipicamente hanno anche queste scale che conosciamo a livello globale, come per esempio qui lo sviluppo di questo edificio qua, a livello locale, come lo svergolamento di una trave sotto, oppure a livello locale di una parte dell'elemento. Quindi questi sono tutti aspetti che conosciamo bene. Una cosa forse che anche va sottolineata velocemente, ci sono dei fenomeni di instabilità per accumulo di carico, come questi, nelle coperture molto esasperate, che possono provocare anche crisi specifiche. L'ultima cosa che vorrei vedere su questo aspetto della risposta strutturale è una cosa che anche ci aiuta dal punto di vista analitico, ovvero la stessa struttura può essere analizzata, può essere considerata in termini generali come sottoposta a un carico. Quindi, per esempio, se noi pensiamo a questa mensola qui, questa tipicamente sono soggetta a un carico imposto. Di solito vedete dal prontuario tutta la situazione che conosciamo. In maniera duale, noi possiamo pensare alla stessa struttura soggetta a un spostamento imposto. Quello posto che applicare il carico molecolare, possiamo applicare un carrello e farlo circolare. C'è una perfetta analogia tra applicare il carico F e trovare lo spostamento U, oppure considerare il carrello C, C di C, considerare la frazione di V. Se Q uguale C, U uguale F. Questo è un modo notevole perché, per esempio, nelle analisi non lineari, se è vero che prima del carico limite lavorare in una maniera o nell'altra è la stessa cosa, posso applicare il carico F e tenere lo spostamento, oppure posso applicare lo spostamento per farmi la reazione. Se è vero che prima del carico limite le due cose sono uguali, dopo il carico limite no. Perché il carico imposto riesco a prendere soltanto la parte crescente di carico, spostamento imposto adesso ha di valutare la parte dopo e quindi valutare anche la velocità per vicino. Questo è anche interessante per esempio quando avete delle situazioni anche senza softening ma ci avviciniamo al plateau della resistenza, lavorare a spostamento imposto è più facile per un progetto rispetto al carico imposto. Questa dualità carico imposto e spostamento imposto è anche quello che dà luogo da origine a un modo di verificare le strutture che essenzialmente è una titolazione, cioè una comparazione per vedere se una struttura, su quattro ruote diciamo un'analisi comparativa di strutture, vedere se le strutture funzionano bene o funzionano male. In particolare, spostamento imposto, succede spostamento imposto, è quello che dà origine al mitico metodo di analisi Pushover, in cui un po' gli spostamenti in una certa forma standardizzata ottengo la risposta successiva, seguendo via via la classificazione o quant'altro. Questo diagramma qui è un po' più complicato di questo, però è la stessa cosa. Una cosa che alle volte non si osserva particolarmente è che se il sistema strutturale è un po' complicato,
il più sciopero è questo. Quindi in tutti i testi si rappresenta più o meno una curva che praticamente in forma naturale ci vuole poco per renderla bilata, qualcosa del genere. Nella situazione reale è difficile decidere dove fermarsi, perché anche qui abbiamo dei denti che, per esempio, non sarebbe ovvio dire se la deformazione ultima che considero è questa oppure questa, oppure magari c'è un'altra dopo. Quindi anche questo è un concetto che spesso non viene rappresentato come in maniera semplice su casi accademici. Nella realtà questa segmentatura della risposta è tutt'altro che semplice, è difficile anche da inquadrare in termini di bilatera quant'altro. Faccio notare anche un aspetto che è significativo, che è assolutamente importante. Vedete che l'analisi strutturale, intesa come processo esplorativo del comportamento strutturale, prevede per ogni saltino, per ogni singolarità nella risposta, io indaghi il processo analitico. Primo saltino, si è rotto, c'è stata una cerniera nel wall share FL8, che sarà un pezzo di nostro gruppo, e così via. Qui per esempio c'è una cerniera plastica di un mega diagonal. E probabilmente il fatto che sia successo di un mega diagonal, non so che cos'è, non so dove, ma il fatto che ci sia anche un mega, vuol dire che è successo qualcosa in un evento importante. Quindi la risposta strutturale va indagata e capita, va visto cosa succede nella struttura, altrimenti i vari dentini non danno il suo significato. Anche il pushover può essere fatto in forma ciclica. Per esempio posso ancora una storia di carichi, una storia di spostamenti, per esempio, quando si volete di carichi, ciclica, e posso calcolare la risposta strutturale con la struttura. E l'estensione sempre dello stesso concetto. Requisiti sistemici, che sono un po' più delicati, visto la giustizia di stabilità, accenno solo velocemente qualcosa sulla durabilità. La durabilità in termini elementari è la riduzione di capacità resistente alla struttura, tipicamente perché, ad esempio, come questo tirante, il metallo viene corroso, però ha anche delle situazioni complicate. Anni fa, questo era uno dei metodi che avevamo pensato per calcolare le strutture in conglomerato armato su un certo ambiente corrosivo, in cui era previsto un sistema di diffusione delle quantità atmosferiche negative con comportamento strutturale con un sistema diffusivo tipo questo. Qui vedete il colore più barcato sta a indicare la maggiore presenza di agenti corrosivi. Diciamo in termini elementari, il grado strutturale legato alla durabilità comporta un restringimento delle capacità resistenti alla struttura. Questo è un diagramma con un dominio di resistenza di momento di cubatura, tempo zero alla struttura nominale, dopo 50 anni, con un certo, supponendo un certo scenario di indenneggiamento, il dominio si restringe. La cosa, questo invece è il diagramma di momento di cubatura di una certa sezione, aspetto che però anche, forse questa è la parte ancora, diciamo, più semplice, la cosa un po' più complicata è questa. Attenzione che se la struttura è isostatica, il regime statico dipende solo dalle equazioni. Se la struttura è iperstatica, il regime statico, cioè il diagramma delle sollecitazioni, dipende sia dall'equilibrio, però anche dalla rigidezza e dal legame costante. Quindi se la corrosione mi fa variare il diametro del barre, mi fa variare la rigidezza della struttura. Varia la leggezza di sezione, oltre a diminuire la resistenza, la struttura iperstatica, se varia la leggezza della sezione, non c'è una trave che è aggredita, vuol dire che mi cambia anche la distribuzione del regime statico all'interno della struttura. Faccio anche notare che poi, se una struttura è tesa, normalmente per il calcestro fermato si fessura, dove si fessura la velocità di aggressione degli agenti esterni è più grande, importante. Quindi, per esempio, c'è una reazione, una feedback, dove la struttura è tesa, fissurata, quindi è più corrosa l'armatura, è più corrosa l'armatura meno, è meno resistente, cioè di meno, la sezione è meno rigida, a sua volta è così. Quindi c'è una retroazione del comportamento della risposta strutturale complessiva che non è semplice.
Altro aspetto che volevo dire con voi velocemente è quello della robustezza strutturale, che forse è anche un'altra delle dei temi forti in questi ultimi 10 anni sull'ingegneria strutturale. Certo, è vecchio, però è stato tirato lì, messo in evidenza recentemente, insomma, dicendo. Allora, qui abbiamo, viste più volte, l'integrità strutturale, che è una città importante, volete, in orizzontale la causa negativa che può succedere, può accadere in questo momento. Le realtà possono essere di tutti i tipi, affidabilità, disponibilità, sicurezza e altre qualità. Cause negative possono essere di tutti i tipi, no? Errori, connessioni, failure o anche difetti di tutti i tipi. Bene, se questo è il comportamento, la situazione, la struttura in termini nominali, questo può essere collegato alla capacità portante alla struttura, alla qualità strutturale in funzione della magnitudine delle calibrature. Pensate alla magnitudine di un incendio, più grande la capacità strutturale di un disciplino. E qui si può comparare tra una struttura che è più robusta, quindi questa è più robusta, quella è meno robusta, quella è più performante in condizioni nominali, però degrada prima, quindi è meno robusta, questa è meno performante, ma più robusta. Il concetto di robustezza quindi è anche un concetto molto qualitativo, funziona solo in termini quantitativi solo se compariamo due progetti differenti. Però se noi dobbiamo ottimizzare la struttura possiamo dire questa è meglio di quest'altra proprio in base a questo. La robustezza strutturale ha due aspetti. Uno intensivo, cioè la capacità portante deve degradare in maniera regolare, dolce, in funzione della magnitudine. Poi c'è una quantità estensiva, questa qua sotto. La distribuzione del danno deve essere limitata. Il concetto di robustezza è pervasivo, questa è una struttura robusta, che è stata progettata per compartimentazione, vedete qui la perdita di un pezzo di fuselliere è stato verificato. Questo è l'aeroplano, ci sono ancora i passeggeri, quindi vuol dire che il pezzo di fuselliere è stato perso in aria, l'aeroplano ha atterrato le persone per quanto stravolte sono arrivate. Questo è un concetto che vale per tutti i tipi di ingegneria. Questo è per esempio un altro caso debole. Questa è una struttura non robusta. Il collasso per instabilità di questo tubo si è propagato, giusto? È per quello che negli oleodotti ogni tanto mettono delle ghiere sul flange per evitare la propagazione. Qui vedete la propagazione del danno è stata bloccata qui, da questo elemento qua che ha servito da stop per la propagazione del danno. Gli ingegneri austriaci che facevano i ponti ferroviari avevano l'idea dell'elemento che concepiva uno stop per la propagazione della rottura. E ogni cinque arcate di un ponte, questo è quello che congiunge Venezia alla terraferma, mettevano un elemento di stop, che è questo. Questo riguarda proprio la concezione, il fatto al limite perdo 5 campate del ponte, ma non perdo tutti i 5 metri. Allora non si può fare. Questo è un aspetto essenziale nella concezione strutturale, soprattutto in condizioni estreme come siamo qui. Quello che si deve evitare è il cosiddetto runaway della risposta strutturale, quando la struttura parte via e la rottura non si arresta. Una cosa tipo sindrome cinese non si arresta. Uno dei modi per progettare per la robustezza è compartimentare, l'altro all'opposto è rendere più connessa la struttura. Questo è un altro aereo che è riuscito a atterrare perché negli airframe degli aeroplani, in particolare questi B-17, c'era un reticolo molto esasperato, molto stretto di connessioni travicciate che permettevano comunque, anche malgrado il danno in volo, di mantenere una certa integrità strutturale.
Questo è un caso notevole di robustezza strutturale, no? Abbiamo già parlato, questa è la struttura, questo è, mi renderete ragione dicendo che questa è una struttura altamente complessa, perché pensate alla facciata esterna di questo edificio effettivamente ha un airframe molto connesso, è un reticolo di elementi verticali. L'importante è che voi pensiate questa cosa qui, a seconda della struttura come è concepita, dopo ha delle tare genetiche, nel bene e nel male. Alle volte dopo certi comportamenti sono fatti, sono introdotti nella struttura quasi involontariamente, in maniera non cosciente. Dopo succede un accidente e uno scopre che quello che aveva inserito, per altri motivi, ha servito anche a questo. D'accordo? Non sempre le cose si capiscono, anzi c'è un famoso teorema che le cose si capiscono dopo, il teorema di Weick. Però nella ricostruzione dei fallimenti strutturali, come abbiamo visto prima, uno esamina quel successo e dice, accidenti, ho messo dentro questa cosa qui che pensavo oppure mi serve per questa, dopo mi serve anche per quest'altro. Qui, in testa, cosa c'è? In testa c'è la più grossa sezione di verdure in avie che ruota restando qui. Sono tre piani, in cima ai rettori gemelli di una struttura articolare CAP, capellone, che serviva essenzialmente a omogenizzare il comportamento strutturale, a fare una super sezione di verdure in avie. La vedremo dopo negli schemi che abbiamo visto al centro di grattacielo, vedremo più. Era servita a regolarizzare il comportamento strutturale. Questo è il danno che è stato sviluppato in una delle torri gemelle, qui c'è la sagoma dell'aereo che è entrato, e vedete, questa è la ricostruzione di come il percorso dei carichi è cambiato. Allora, se voi ci pensate, essenzialmente nel nucleo esterno gemelle e sulle nuclee, sulla facciata esterna, sul contorno esterno, hanno supportato i carichi verticali. Quando si è creato questo danno qui, questa parte qui di carico, di peso, poteva passare sotto, qui c'era il tappo, quindi è tornata in cima, si è appesa ed è rientrata nel nucleo centrale. Quindi la parte sopra il taglio, che altrimenti sarebbe caduta, quasi, ha avuto un percorso, ha trovato un percorso di carico era differente, c'è una ridondanza del percorso di carico, e posto che scende subito verticalmente, è salito sopra e poi è sceso. Ed ha potuto fare questa cosa qui perché in testa erano presenti questi tre piani di sezioni per lui in avie che ha potuto sopportare, su cui si sono potute appendere un pezzo di facciata. C'era una ridondanza di un percorso di carichi, i carichi verticali potevano scendere dal nucleo delle facciate, dalla facciata non potevano più scendere, sono stati passati attraverso la ridondanza del percorso dei carichi e robustezza complessiva della struttura. Questo è un aspetto anche chiaramente l'outrigger sopra, che è questo leggero tempo di questa sezione per nominare, questo non era stato pensato, non si aveva idea che potesse succedere un attentato, un incidente con questi piani. Quindi c'era lì, per fortuna, ha funzionato anche in questo caso. Quindi questa è una lezione, una cosa, un evento, un aspetto positivo, non voluto, cui questo accidente qua che è un ballo qualcosa che c'era già che ed è interessante questo. Le persone che ricostruiscono gli incidenti dopo, come quando dicevamo prima, i bambini spostavano la macchinina, sappiamo dopo anche come funziona meglio di questo. Una cosa anche significativa che va pensata parlando di collassi è che esistono collassi buoni alla fine. Se voi fate una verifica degli stati limiti ultimi e uscite dalla frontiera dominio MN, voi dite che era morta la struttura,
però se tu hai quella sala in maniera che è positiva e negativa, la morte naturale può essere buona o cattiva. E in particolare, se voi pensate a questa struttura come abbia lo stesso moltiplicatore dei carichi con questo meccanismo di uscita o con questo, le conseguenze non sono le stesse. Questo è un buon modo di morire, perché comporta una implosione della struttura. Le persone che sono sotto muoiono, nel caso in testa muoiono anche queste, però nel caso sotto le persone che sono fuori possono essere più buone. Quindi per esempio, se qui accanto c'è un'altra struttura, il collasso si può propagare a catena. Quindi nel cercare il collasso di una struttura si deve pensare di concepire la struttura che collassi in modo inclusivo. Tanto la struttura è persa, ma almeno non mi coinvolge le strutture accanto. È una cosa che usualmente nel caso delle verifiche degli stati liberi ultimi non si vede. Questo è un aspetto ricco, no? E in particolare è un aspetto assolutamente, forse la cosa più interessante adesso dal punto di vista della ricerca di ingegneria strutturale adesso. Adesso il fatto che la struttura sia vista, ci siano cerniere plastiche, ci sia il sisma, tornate, cioè sono tutte cose che almeno possono anche andare bene, però concepire la struttura che collassi nella maniera giusta senza coinvolgere altre strutture è una cosa significativa. Guardate il collasso di questo. Collasso buono? I concetti che vedete con me sono banali, va bene? Però vi invito a riflettere, dopo 5 anni di ingegneria strutturale, quante volte avete riflettuto su questo? Questo è un collasso non buono, io non voglio una struttura così, giusto? Faccio vedere anche un aspetto anche delicato, vedete qui della meccanica computazionale, per esempio, vedere la, si dice, la frammentazione della struttura. Questa è una cosa significativa, qui ci sono grandi spostamenti, corpi rigidi, effetti di contatto, è una cosa significativa. Guardate per esempio sotto certe condizioni come si simula il collasso di questa struttura. Questo va già meglio, giusto? La struttura tanto la perdete, però questa si impacchetta. Questo è bello, d'accordo? A livello più semplice, guardate, se voi siete dei progettisti, strutturanti incendio, fate anche un piccolo capannone, a lui, una parte, perché l'incendio da una parte, gli viene richiesto, sì, viene l'incendio, lì c'è poco da fare, una navata perdita, però il comportamento deve essere inclusivo, non si deve propagare, no? Poi dovete stare attenti anche, per esempio, ci sono elementi secondari che non possono esplodere, cioè spostarsi verso l'esterno, perché sono, possono provocare danni notevoli. Quindi è una cosa che forse non è usuale, questa bisogna pensare anche come morra, ottimizzare anche un comportamento in fase di morte, no? Questo è un caso notevole. Di questo permissor, un incendio di questo edificio a 25 piani, vedete, questo è l'incendio avvenuto verso mezzanotte, alle 6.30 dopo si aveva l'incendio da questo, il giorno dopo era questo, e quindi è un evento accidentale di una certa magnitudo, perché per molto, se guardate qui, credo che sia un incendio. Ecco, questa è la struttura integra, questa è la struttura dopo l'incendio. È interessante, no? C'è stato un incendio notevole, ha bruciato tutto, la parte sopra non è stata particolarmente danneggiata, la parte sopra un po' meno. Guardate.
guardate anche il posto di piano sopra, la struttura fatta con nucleo calcestruzzo, abbastanza regolare, colonne in acciaio esterne, solaio dico in due direzioni, quindi anche abbastanza utilizzato, e questo è quello che è successo. L'incendio si è sviluppato nella parte superiore, questa era la formazione del solaio. Supponiamo che questo sia il piano in cui si è sviluppato l'incendio. Le colonne man mano si sono instabilizzate per thermal barring, si sono staccate, questo è il secondo passo, questo è il terzo, il quarto, il collasso progressivo. Si è provocato il collasso da un piano all'altro. Non è sempre mai. Nel vostro edificio si è tornato in prima, come vedete ci sono quante pareti vetrate più o meno, poi però ci sono dei piani differenti. Normalmente in un edificio alto, se voi progettate un edificio alto, sapete che ci sono piani differenti, che sono le lobby, quando si entra, per accendere il ristorante, la palestra, quant'altro, ci sono differenti, l'altro, il terzo, sopra c'è l'ultimo, la terrazza, e poi ogni tanto magari ci sono dei piani tecnici dove ci sono tutti i di lavanderia, i piani di funzionamento d'aria, eccetera. Normalmente nei piani dove ci sono gli uffici, le stanze, così, bisogna avere le vetrate, nei piani ci sono, i piani tecnici, potete anche, non dico fare tutto parete piena, ci sono comunque le porte per entrare, però vi riesco più massiccia. Qui, in una maniera, diciamo, volontaria per quanto riguarda la robustezza, è stato introdotto a metà edificio un piano tecnico. E vedete le caratteristiche strutturali ben differenti, non c'è neanche la finestra. Quindi, come se fosse un piano con dei travoni in cemento armato pesanti. E quindi, in maniera, se volete, involontaria, è compartimentato. La rottura si è sviluppata nei piani successivi e si è propagata per tutti i piani sotto. Poi è stata arrestata da questo. Sotto non è successo più niente. Questo è un modo involontario. Figlio dopo a posteriori, questo edificio era stato compartimentato in questo momento. Vedete l'effetto sul collasso. Gli stessi concetti, diciamo, si possono anche estendere non al singolo edificio, ma anche a sistemi infrastrutturali, quindi non al singolo edificio qui sopra, ma a sistemi infrastrutturali, quindi insieme di strade, ferrovie, ponti, edifici e quant'altro. E questa maniera qui, come io vedo il degrado di una singola struttura, posso pensare come degrada un sistema infrastrutturale, no? E questo diventa importante, forse è il campo importante adesso di ricerca sulla resilienza dei sistemi infrastrutturali. Io adesso, questo è un disegno che puramente avete visto, ho fatto bene. Danno dopo un po' nessuno, quindi è quasi una cosa di moda adesso nel produrre la resilienza. Qua voglio farvi vedere un esempio di resilienza di cui mi sono occupato, che mi fa capire anche un po' qual è l'aspetto interessante di questo problema. Allora, il sistema di resilienza riguarda essenzialmente il fatto che la struttura possa incassare dei danni, degli eventi di di varia natura, e poi che sia in un certo senso facile da riparare e da ripristinare. Io adesso vi faccio vedere l'esempio, vi faccio vedere alcuni aspetti del problema e non vi do la soluzione, però così ci pensate. Detto anche tra parentesi, una delle osservazioni che anche importante. Quanto è complesso il problema strutturale da analizzare, da progettare, da utilizzare? Quanto è complesso? Quanto per voi un problema strutturale è complicato, difficile? Allora,
aspetti del risultato di un problema sono legati a queste situazioni qua. Allora, beh, in generale il problema lineare è più semplice di analizzare un problema non lineare. Un comportamento meccanico lineare, elasticità lineare è una cosa bellissima, se già cominciamo a calcolarci il cerniere plastico, già la cosa diventa complicata. Poi, il primo aspetto riguarda, ci sono aspetti del comportamento che sono non lineari, se ci sono, più la linearità è forte, più difficile risolvere il problema, più complicato e complesso. Complicato e complesso sono un po' differenti. La cosa complicata è che spesso è fatta da tante parti, la cosa complessa può essere fatta anche da poche parti, però con comportamenti non lineari oppure scriviamo. L'altro aspetto che anche aumenta la complessità è il livello di certezza. Più abbiamo incertezza nei dati, nelle informazioni, nella risposta strutturale, nel modello e così via, peggio è. Infine, il terzo aspetto da considerare riguarda le interazioni che ci possono essere tra le varie parti. Ci possono essere normalmente interazioni lasche, ovvero le varie parti strutturali possono essere più o meno dipendenti le une dalle altre. Succede una cosa qui, non influenza quello che succederà. Oppure ci possono essere connessioni, interazioni che sono strette. Allora, se siamo qui, vicino all'origine di questo sistema di assi, il problema è facile, è semplice. Se ci spostiamo lungo ciascuna di queste direzioni qua, quindi siamo in questo spazio tridimensionale lungo questa linea qua, più ci spostiamo, più ci allontaniamo dall'origine con le varie percentuali di incertezze, nullità e interazioni, il problema è complesso. Adesso vi faccio vedere un problema complesso. Ho introdotto anche perché io sono uno strutturista puro, ogni tanto però mi chiamano anche oppure devo affrontare anche situazioni che coinvolgono anche la geotecnica, in cui sono meno a mio agio. Questo però è un esempio che ho voluto inserire proprio anche per ricapire come questo dottorato, sia il dottorato in ingegneria strutturale e geotecnica, deve avere delle matrici che sono, molestando le differenze tra un indirizzo e l'altro, ci devono essere delle matrici fondamentali se sono. Allora, conoscete questo tizio? Giuseppe Pavoncelli. Sto parlando dell'acquedotto, quello che dall'Irpinia porta acqua in Russia. Quindi l'acquedotto Pugliese, questa è la descrizione, se voi cercate su internet, se vediamo un certo, questo o l'altro, è un prodotto che parte sorgenti in Irpinia, capta l'acqua da Irpinia, è stata realizzata nel 900, una galleria, la galleria Pavoncelli, porta l'acqua per servire 1.300.000 abitanti. Allora, questa è sicuramente una struttura, come potete immaginare, una delle cosiddette strutture strategiche, un'infrastruttura strategica, poi dopo. Allora, guardiamo alcuni aspetti del problema. Questo deve essere un sistema chiaramente resiliente. Vediamo come si declina il sistema resiliente. Allora, prima di tutto io non so niente, guardo dove è posizionato la galleria Pavoncelli, dove è l'inizio del bocco della galleria Pavoncelli, che è lì. E poi tutto intorno trovo una serie di puntini, terremoto del 1694, terremoto del 1855, terremoto del 1732, 1730, 1980.
Questo è l'Azzaro. Giusto? Questo è il terremoto dell'Irpinia. Voi nel 1180 non eravate nati. Giusto? Nel 1180 il terremoto non fu di Margherita Pavoncelli e il sistema è collassato. Per 6 mesi, un anno, la Puglia ha dovuto essere provvigionata di acqua con caldoni. Il sistema ci ha messo un anno a essere riparato. Questa è la resilienza. È avvenuto un danno, per un anno niente, no, acquedotto, 1.300.000 persone non hanno avuto. È chiaro che se al posto che un anno ci avessi messo 6 mesi, 2 mesi, 3 mesi, 1 mese, la cosa sarebbe stata meglio. Questa, vedete, io da una parte voglio introdurre dei concetti, alle volte ci sono dei termini anche un po' lunari, no, dopo vedremo quelli di ottimizzazione. Però voi, a parte il termine, come chiamate una cosa, dovete materializzare il concetto. Questo è un caso di resilienza. Prima riparo l'acquedotto, cioè una struttura strategica, meglio è, punto. Poi chiamate la resilienza, poi vi pare, questa è la cosa importante. Vi faccio vedere alcuni aspetti di questo problema qui, che è un problema complesso. Allora, quando sono stato chiamato a analizzare alcune parti di questa cosa qui, la prima cosa che guardo è questo. Questo è un nodo critico. Perché se uno va a vedere come è fatta la cosa, in questo nodo qui dove viene captata l'acqua ci sono, un vallone delle brecce, la cosa vicino a questo centro abitato, ci sono tutta una serie di infrastrutture, ci sono un paio di gallerie che vengono, una galleria che arriva, un paio di gallerie che portano, un condotto, alcuni sistemi come il pozzo, una cosa complicata, in un vallone vuol dire che è una piccola valle, c'è un coacervo di cose. Allora vediamo ancora un po' più vicino, il nodo è congestionato, perché questa qui è un pianta in piccolino della zona del Gelo, no? Allora, qui la cosa è anche un po' più delicata. Ci sono tutta una serie di ruscelli che rendono un sistema complicato. Ci sono delle connessioni strette e quello che succede nella parte qualcosa lì si ripercuote sul resto. Allora, qui c'è paratia di monte, condotta Pavoncelli bis, paratia di valle, condotta Rosacqua, centrale idroelettrica, connessione idraulica. E sono tutte queste cose qui. Non è semplicissimo. Voi potete dopo leggervi con calma i diagrammi, in mezzo c'è la centrale, poi se guardiamo una sezione, paratia di monte, di serie e paratia di valle, sotto la centrale, sotto una conduttura, sotto le altre due gallerie. La cosa, ci tira corpo con me, c'è una connessione stretta tra le varie parti. Tutto questo è un vallone che dà l'idea che nel giro di chilometro quadrato, anche meno, da qui a qui ci sono circa 200 metri, 200 metri per 200 metri c'è tutto sto coacervo di cose, giusto? Quindi questo è sicuramente un sistema strettamente connesso, per quello che succede una cosa, no, coinvolge tutto il resto. Poi andiamo a vedere anche più avanti. Cominciate per esempio a pensare, ma qui dopo devo analizzare questo sistema, ovviamente progettarlo, anzi sinceramente questo, come tutte le cose che succedono in Italia, specialmente in Italia, cosa che è stata cominciata 20 anni fa, poi è stata bloccata per tanti motivi, c'erano soldi, questo e l'altro, poi si riprende in mano 20 anni dopo. Quindi una struttura oltretutto che esistente, quindi con dei comportamenti non lineari e delle incertezze grandi, perché una cosa l'ho fatto 20 anni fa, non è una cosa nuova che adesso controllo, l'ho fatta 20 anni fa, quindi
Allora, se guardiamo prima di tutto una cosa che appare scente, è anche questa. Due malattie serie. Qui, anche se non sono un geotecnico, vedo subito che le due malattie sono interagenti. Non posso considerare separata una. Sono una vicina all'altra, si vede subito che lo stato di svolto, guardate anche tirando, si vedono forse, sono uno con l'altro, quindi c'è un'interazione fortissima tra le due partite. Per esempio, anche tra tante cose, supponiamo che collassi la parte di sopra, collassa la parte di sotto, oppure vi giro la cosa, collassa la parte di sotto, collassa anche la parte di sopra. Oppure se dovete ottimizzare, supponiamo che avete un euro da spendere per magari migliorare la malattia, lo spendete nella parte di sotto o nella parte di sopra? Questo è un problema di ottimo, di allocazione ottima di soldi. Giusto? La cosa non è semplicissima. Poi, a parte questo, questo è un sistema chiaramente in serie che è dedicato. Ci può essere una propagazione, un collasso, ad esempio il caso più eclatante di propagazione e collasso, qualcosa di simile, è avvenuto in Italia, se lo ricordate? Un caso notevole, drammatico, di propagazione e collasso in opera geotecnica. Collasso dei bacini di Stava. Erano più bacini uno sopra l'altro, collassato quello di sopra, a sua volta tracimato quello di sopra, collassato quello di sopra, così via. Questo è un collasso progressivo, che è quello di piani di edificio e un altro contesto, ma è collasso progressivo. A parte questo, poi ci sono anche gli aspetti che sono in parallelo. La paratia, come sapete, è fatta da pari affiancati, sui diametri un metro. Questa è un'immagine della paratia, chiaramente potete anche immaginare vent'anni dopo lo stato della paratia. E questo è un aspetto che invece è positivo, e per esempio il collasso di uno di questi pali probabilmente non è drammatico, perché ce ne sono un sistema in parallelo, quindi gli altri possono sopportare. Tra l'altro, se voi siete attenti, questo è stato attuale della paratia, al palo manca, è rimasto sulla paratia stessa, quindi non sapete neanche se il palo non l'hanno messo oppure è collassato. Comunque, se il sistema è parallelo, la cosa, diciamo, positiva. Un aspetto che è significativo però è dopo 20 anni il degrado, parlavamo prima di durabilità, cioè è questo, quindi non è una cosa poco, guardate come erano prodotte i dopo 20 anni. E anche qui ci sono dei danni diffusi che devono essere organizzati in forma gerarchica. Non è che potete andare lì e dire no, tutto un casino, no, bisogna organizzarlo. C'è un danneggiamento a livello locale, per esempio questa è una testata più grande che è danneggiata. Poi c'è un danneggiamento a livello di elemento, qua per esempio vedete, manca un palo. La vostra paratia è lunga 100 metri, ci saranno 100 pali, 5 se non ci sono. Un danneggiamento alla scala differente, manca un elemento, come se si fosse difficile, ma che caso è una stella. Come vedete, resta su. Poi c'è un livello di danneggiamento a livello strutturale. Come vedete, nel complesso la struttura è tutta imbarcata, fine. Ha qualche influenza. Ecco, pensate di dover valutare, di intervenire, pensare, valutare questa struttura qui, ottimizzare. Facendo le spese, dove intervenire, come intervenire, dare un indizio sulla struttura, è un caso anche proprio significativo di resilienza, un sistema complesso in cui ci sono connessioni strette, per svegliare in testa, questa è la parte di sopra, cade sulla parte di sotto, la centrale. Poi ci sono le incertezze difficili, perché non so quanti pali ci sono o non ci sono, oppure non so quanti tiranti sono attivi o non attivi, sono perso forza di compressione, e poi comportamento lineare, qui c'è l'uso, materiale, terreno, calcestruzzo, incertezza. Ecco,
parliamo di resilienza, il concetto dopo magari lo mettiamo anche velocemente, però io intendo questo. Queste sono le cose che, su cui rifletto quando parlo con voi di resilienza. Passiamo velocemente a vedere i criteri di concetto. Allora, ci sono anche questi criteri che sono generali. Vedete, prima vi ho fatto vedere la robustezza, la possibilità del collasso progressivo, vi ho fatto vedere un edificio per un incendio, dopo vi ho fatto vedere le due paradigme insieme. Il concetto è lo stesso, declinato su casi specifici. Criteri di progetto. I criteri di progetto sono questi, i valori. Io ottimizzo cercando la soluzione più semplice possibile, cercando di avere la massima regolarità geometrica, la massima simmetria, la massima regolarità meccanica, la massima diffusività dello stato di sforzo, la funzione più dolce possibile dello stato di sforzo. Cerco di avere strutture ridondanti, sono costretto spesso a mantenere parte di statica. Devo avere comportamenti prevedibili nel tempo. Il time horizon che vi ho fatto vedere prima è diventato significativo al giorno d'oggi. Non devo pensare soltanto a questo, devo pensare anni, 50 anni, eccetera. E poi c'è anche un tema più generale, un cosiddetto principio di precauzione. Principio di precauzione vuol dire introdurre materiali e prodotti di cui siano certe le proprietà e che non si rivelino negative. Guardate questo caso qui, questo è un libro degli anni 60, un bellissimo libro, che parla di nuove strutture. Qual è la frontiera degli anni 60, le strutture più belle, più importanti, quello che poteva fare l'innovazione tecnologica degli anni 60. In questo libro qua, innovazione, tra la frontiera dell'ingegneria strutturale, di cosa si parla? Cos'è l'asbesto? L'amianto. Ah sì. Quindi, ma negli anni 60 per esempio era ritenuto che uno dei metodi per migliori, tecnologie migliori per costruire in particolare una fosse dei materiali migliori fosse l'amianto. Pensate questa cosa, riflettete, è chiaro che non è che l'hanno fatto, cioè è una cosa su cui si riflette. 50 anni fa ho stampato un libro dove veniva presentato la frontiera dell'arte del costruire, in cui in una pagina c'era l'amianto nel roof della parte della costruzione. Pensate a questo. In generale, quindi, questo è un aspetto su cui fa riflettere, perché dopo, ripeto, anche le costruzioni hanno una visione ampia e complessiva delle cose. Devo pensare anche a quello che faccio. E dopo anche i concetti sono soft, come la responsabilità, però in generale in termini di progettazione voi dovete evitare problemi e non risolverli. Quando si è dilettanti o quando si è all'inizio della carriera magari si cerca l'equazione complicata per risolverla, per sapere vedere quando si trova a risolvere l'equazione integro differenziale. Quando si è progettisti la cosa è differente, si evita il problema. Questo è un altro caso canonico, conoscete? La torre pilota nel porto di Genova. Questo vuol dire creare il problema. Perché si mette la torre, come si dice qua, accanto dove passano le navi. Che probabilità c'è una nave in manovra urti la torre? Una probabilità 1. E infatti la torre è crollata. Non c'è verso, io qui posso fare la struttura più resistente del mondo, più robusta del mondo, posso fare tutte le analisi non lineari, però non esiste, ci sarà sempre una nave che tocca tutta la nave. Questa è la progettazione. Voi potete dopo ottimizzare la sezione, fare la più voce. La delta è un impegnaccio. Avete capito la cosa?
sono due modi per concepire la struttura, uno per integrazione e l'altro per specializzazione. Sono due strategie. Questa è una macchina progettata per integrazione, uno scopo. È un pezzo unico integrato. Questa è una macchina famosa progettata per specializzazione. Questa macchina qui, Porsche 917, vedete, aveva questa struttura qui, vedete che lo schema sotto è uno schema tubolare, si dice. Le macchine sono fatte in due tipi, lo schema tubolare, il sistema tubolare o monoscocca. Questa era tubolare. Il monoscocca ha il vantaggio che in genere è iperstatico, quindi potenzialmente più robusta, però meno flessibile. La flessibilità dello schema tubolare è questo, vedete che a seconda del circuito in cui sono, posso cambiare le appendici aerodinamiche senza cambiare tutta la macchina. Nella Lamborghini monoscocca la piegatura è quella che non posso farci. Ogni struttura ha i suoi vantaggi, i suoi pro e i suoi contro. L'integrazione ha certi vantaggi, per specializzazione ha altri. Vediamoli velocemente. Sono tare genetiche, quindi se voi decidete all'inizio di avere una struttura di lavori per specializzazione, la potete ottimizzare, ma resterà per specializzazione. Se voi scegliete altra cosa, va bene, potete ottimizzare, però resterà per integrazione. C'è verso. Voi volete far nascere, migliorare un pesce, il pesce è, diventerà sempre più veloce, però non sarà mai un mammifero. Se volete un mammifero, potete pensare di farlo evolvere come volete, ma anche non ce l'ha, sarà sotto un'ora. Ma le balena, però a bordo di mezzo. Guardate questa semplice struttura qui. Quella sopra lavora per integrazione, quella sotto per specializzazione, chiaramente c'è questo schema pendolare con croce Sant'Andrea sopra il filo. L'ammortamento è il figlio di questa scelta. Se sopra abbiamo scelta per integrazione, sono carichi verticali, chiamate questa, sotto è quella per specializzazione. Guardiamo il regime statico, momenti. Vedete che per esempio per specializzazione i traversi sono specializzati nel supportare il carico verticale per quanto riguarda il momento, mentre sotto anche le colonne collaborano a supportare i carichi verticali per quanto riguarda il momento periferico. Deformazione per carico orizzontale. Vedete che praticamente se c'è vento, la struttura per specializzazione sulla prima colonna è inflessa, mentre sopra sono inflesse tutte. In alcune parti ci sono le strutture che si specializzano, per esempio nel caso di uno schema pendolare, questo è il carico orizzontale, vedete, mentre sopra tutti collaborano a supportare il momento, sotto soltanto un elemento supporta la flessione, quello che è più importante, i carichi orizzontali, sopra è la struttura progettata per l'integrazione, sono trasmessi a tutte le colonne, quindi tutte le colonne supportano il taglio, la base, la forza orizzontale. Che la pendolare invece, l'azione orizzontale è supportata dalla struttura specializzata a supportare il carico orizzontale che è la maglia di controvento. Se scegliete questo, dopo dovete essere coerenti. In particolare, nel caso delle fondazioni, sopra saranno tutte buone. La forza F si distribuisce in maniera democratica su tutti i plini. Sotto si concentrano. Qua vedete per esempio il pro e il contro. Per esempio, la struttura che lavora per l'integrazione ha un regime statico più diffuso, no? Quindi diciamo più dolce, più regolare, quindi rispetto al criterio che dicevamo prima di diffondere il più possibile le sollecitazioni per la sopravvento. Sotto, la maglia di controvento, invece la concentrazione delle forze orizzontali. Quindi dal punto di vista del principio meccanico puro e puro, sono meglio rispetto a quelle sotto. Quindi in generale, dal punto di vista strutturale, secco, le strutture che lavorano per l'integrazione sono più efficienti. Però ci sono anche altri aspetti, possono essere a volte secondarie, per esempio, però nell'ottimizzazione dell'edificio reale sono sempre effettive. La struttura che lavora per l'integrazione, come questa, praticamente ha tutte le varie parti strettamente connesse tra di loro, anche le linee facciate. Le strutture per specializzazione invece i compiti sono distinti.
cioè la parte interna che supporta i carichi, e la parte esterna che riguarda per esempio quello che è facciata. Qui è come la coda della Porsche 917. Lì la facciata non posso cambiarla, perché è integrata nella parte strutturale, qui posso cambiarla. E questa è una cosa significativa, perché al giorno d'oggi, qui guardate l'evoluzione delle facciate, quelle sono all'inizio degli anni 50 anni fa o 80 anni fa, all'inizio erano integrate le facciate negli edifici, adesso mi sono sempre più attaccate. E quindi la parte di involucro strutturale è sempre più separata dalla parte strutturale principale. È un'evoluzione. Vedete, staccato due compiti e la cosa è balzata. E in questa maniera qui voi potete separare le due cose e concepire, ad esempio, in termini energetici in maniera più efficiente la strutturale. La specializzazione, magari in termini strutturali secchi, non è così efficiente, però ha altri risvolti. Questo anche per farvi dire, quando dopo troveremo una funzione da ottimizzare, offri la funzione da ottimizzare. Che un conto è soltanto la parte strutturale, un conto è anche tutto il resto del progetto. E al giorno d'oggi la parte di facciata esterna diventa significativa, permette dei flussi naturali di condizionamento d'aria che risparmiano un sacco di energia, di soldi, e hanno anche dei risvolti applicativi che sono notevoli, quindi sono facciate ventilate separate dalla parte strutturale interna che sono notevoli. Questo è rendering, questa è la struttura di costruzione, e questo è l'edificio della facciata ventilata, quindi ha delle forme, si vede qui in traduce delle specializzazioni che non sono banali, perché ogni cosa è su quella traccia. Ci sono poi due cose che vorrei vedere su questa parte qua di presentazione, sono i dettagli. Questa è la struttura con dei vecchi dettagli, i lami, il cui regime statico è preso smooth, dolce, diffusivo, giusto? Questo è un esempio di ottimizzazione strutturale. Ci sono nella storia dei casi in cui Italia hanno portato la presa della struttura, questo è un famoso. Ci sono anche delle parti di studi sulle concentrazioni di sforzo, concentrazioni di sforzo valgono tutte le scale, sia l'aeroplano intero che il bullone. Come vi ho detto prima, i concetti che vediamo che ci sono sulla parte strutturale vanno tutte le scale, sia che abbia l'aeroplanone, sia che abbia la singola connessione. Per esempio, questo è un aspetto notevole di ottimizzazione. La transizione, questa è la morfologia, la forma, andò dei dati fondo uno stato di sforzo. Ci sono anche degli adagi in letteratura che si trovano, e questa è una cosa immanente, sia di struttura che particolare nel recipiente pressione. Vedete, c'è tutta una farmacopea di dettagli con raffinamento della forma per evitare concentrazione di sforzo, e ci sono anche gli aspetti di frange per robustire, per evitare la propagazione dell'interno. Questo secondo me è l'esempio più bello di cosa vuol dire avere una struttura filante, una diffusione regolare dello stato di sforzo. Questo è anche un principio dinamico. Però questo è quando uno ha in testa l'archetipo di struttura filante, questo è quello che ci deve essere. Ci sono delle parti sugli accoppiamenti che non voglio entrare in dettaglio, perché sono accoppiamenti di serie, in parallelo, la gerarchia delle resistenze, che magari vedremo in qualche applicazione. Queste sappiamo, voi ce l'avete nei defunti, quindi penso che sia anche più standard. Invece vorrei adesso con voi entrare nella parte relativa all'ottimizzazione. Se dobbiamo magari fare un punto della situazione dopo queste prime 4-5 ore che ci siamo
accurati, possiamo magari scriverci qua le cose che abbiamo visto, no? Quindi magari abbiamo guidato un attimo. Vediamo le cose che abbiamo visto. Avete visto prima come mi sono formato. Questa è una cosa importante, perché vedete anche che gli esempi che vi faccio vedere sono cose che ho portato con mano, a parte quello che meglio che non ho visto. Quindi questa è l'esperienza, quello che si fa in prima persona è una cosa notevole. No. Se io fossi un chirurgo, se volessi insegnare chirurgia, se non avessi mai tagliato la pancia a una persona, non mi sentirei a mio agio. All'inizio, quando insegnavo certe cose che non avevo calcolato, fatto, insegnato, eccetera, mi rendevo conto che ero impacciato, perché parlavo di cose che non avevo fatto prima. Adesso su certe cose, le ho quasi citate su anni, però adesso sono cose che sento. Poi, forse la cosa che, su cui abbiamo riflettuto all'inizio, che magari era per scontata, è un progetto, no? Il vortice di Schleich, e poi tutti gli aspetti successivi. Il progetto poi anche, se volete, quello che dopo diventa poi subito l'ottimizzazione. E dopo adesso vedete nel passaggio dovremo chiarire meglio questi aspetti qui, perché l'ottimizzazione ha dietro un significato che non è vero. Quando uno dice sto ottimizzando la struttura, implicitamente sembra che dica agli altri guarda, ti trovo una struttura che è ottima, che è bellissima, giusto? Questa è una struttura ottimizzata. Andate da lì. Un venditore di biciclette, vi dico, questa struttura è ottimizzata, mi sembra bellissima, non è così. Ottimizzata, dopo dovrà essere un po' rilassato questo concetto. Ottimizzazione assoluta, la troviamo nel caso accademico, per esempio con tre aste, nella struttura graiata piana, con due prestati. In generale l'ottimo non esiste, dovremmo rilassare questo concetto. Non è così bella, perché diciamo, non otteniamo così risultati così perfetti. Poi, vedendo, quello che pensate, quello che abbiamo visto dopo è considerare i vari elementi, ha fatto un elemento principale. Abbiamo detto tutto è un concetto chiave, e poi dopo abbiamo pensato come i vari elementi sono composti. Che la struttura vera e propria, ovvero un sistema. Ebbene, abbiamo visto il sistema organizzato, poi abbiamo pensato quelli che sono i requisiti, le qualità che devono avere le nostre strutture, in particolare abbiamo visto i requisiti elementari, così via, poi requisiti un po' più delicati come la consistenza e la resilienza. Abbiamo anche fatto un accenno come può fallire una struttura, poi ci possono essere alcune situazioni in cui avviene il collasso. Abbiamo anche distinto collassi buoni, collassi cattivi, abbiamo visto alcune cose sul fatto che ci sia il collasso progressivo e così via. Poi infine abbiamo visto i valori, come progettiamo, la semplicità, eccetera, il principio di precauzione. E come ultima cosa, forse abbiamo visto anche le ultime due grosse famiglie, cioè delle due strategie con cui si progetta. Reintegrazione e specializzazione. Se volete poi anche parte progettare per integrazione o per specializzazione, potreste anche farvi tabelline in cui potete combinare, se progettate per integrazione o specializzazione,
anche se progettate in un concetto, in un contesto che è positivo. Quindi potreste progettare in maniera evolutiva una struttura per integrazione, per specializzazione, oppure potreste pensare di progettare una struttura innovativa o per integrazione, per specializzazione. Quindi questo è il quadro complessivo, no? Vediamo di fare. C'è un altro contesto più ampio che credo sia importante anche rilevare, ed è questo, ed è relativo alle conoscenze. Conoscenza, sapere i tipi e le categorie di strutture, poi conoscere anche cosa è successo, cosa è stato fatto in passato, anche come le strutture sono morte. Aver riflettuto, e questo è un aspetto che è significativo perché riguarda la cultura dove affrontate le cose, per esempio la cultura, anche la tranquillità e la padronanza, quindi voi per esempio se siete professionisti imponete o richiedete al committente di piantare, di spendere soldi per una certa cosa. Per esempio la Torre Pontina, quella che c'è a Latina, avete idea di quanto è costato a capire al committente che ci volevano un certo numero di pilastri in più o di pali in più? La platea di fondazione, così dopo non so se ho qualche immagine, di platea di fondazione c'erano 90 pali profondi 50 metri. L'edificio era alto 140 metri, i pali non erano sufficienti. Lì c'è poco da fare, se per gravità la torre sprofonda, voi siete fortunati nei 50 anni in cui sta su un edificio e non c'è mai l'azione sismica, anche se non avete messo abbastanza controventi, la cosa passa. Ma per gravità, se non ci sono abbastanza pali, se la fondazione non è corretta, l'edificio funziona per voi. Quindi provate a pensare, voi dire committente, ma guardi, caro commendatore, lei ha una struttura con 90 pali, però ne deve aggiungere altri 15, anche questi lunghi 50 metri. Faccia un po' lei. Questi sono aspetti anche basati sulla autorevolezza con cui come tempo consulente, come professionisti, potete imporre. Perché sono aspetti non semplici, non è che potete alzarvi di no. Così, oppure il committente ci sono 4, ci dicono, mettiamo 5. Ci sono delle cose che non si possono contrattare, cioè parte della cultura, anche delle conoscenze, dell'autorevolezza che voi avete acquisito negli anni, anche la tranquillità con cui si fa fare. Quindi fa così, oppure. Allora, livelli di utilizzazione. Qua ci siamo già per certi versi portati avanti. Abbiamo capito qual è l'aspetto. Se la struttura è caratterizzata da questi tre livelli, non microscopico, però ovviamente di dettaglio, geometria, anche materiali, uno a livello medio, di forma, e l'altro a livello microscopico, connessione tra le varie parti, abbiamo già visto che i livelli di ottimizzazione saranno tre. Questo è legato al fatto che noi stiamo parlando di ottimizzazione strutturale. Guardate che ci sono tantissimi, diciamo, un settore molto più vasto di ottimizzazione in termini generali matematici, in cui ci sono altre considerazioni. A me non interessa l'ottimizzazione in termini matematici generali. Io voglio, cercherò di farvi capire, di dare alcuni spunti sull'ottimizzazione strutturale. Siccome l'oggetto della nostra ottimizzazione è struttura, è fatta con queste tre caratteristiche, questi tre livelli. Qui c'è un'altra descrizione un po' più, diciamo, differente. A volte a livello microscopico potrebbe essere il toe sizing, il dimensionamento, e anche a volte l'ottimizzazione parametrica, oppure l'ottimizzazione a livello morfologico, hanno detto ottimizzazione di forma geometrica, e l'ottimizzazione invece che riguarda la connessione delle varie parti è detta ottimizzazione topologica.
Abbiamo già visto, questa è una descrizione anche più verbosa, quello che è il processo di progettazione, che è, guarda gli schemi che abbiamo visto dopo il Hitchhiker, fondamentalmente c'è il processo di progettazione è diviso in grosse quattro fasi, una prima fase di impostazione del problema, una fase di concezione, poi c'è la parte di implementazione forse della propria, calcoli specifici, cioè poi c'è una parte di affinamento della struttura, di ipotesi, cioè di ingegnerizzazione della struttura, e dopo l'ottimizzazione a livello sezionale. Allora, ottimizzazione a livello sezionale, tanti, tanti aspetti. Vediamo, forse non ho qui la slide che posso vedere. Mannaggia. Fatemi tornare indietro, perché ho saltato un pezzo della, del mio intervento, infatti non me lo ritrovavo. Tutto quello che abbiamo detto va bene, però prima di partire un quarto sull'ottimizzazione con i tre livelli, fatemi tornare indietro un attimo sul aspetto più generale di ottimizzazione, va bene? Scusate, mi sono perso, infatti non mi ritrovo un po'. Allora, per un attimo dopo parleremo di ottimizzazione strutturale con i tre livelli che abbiamo detto, fatemi fare un rewind, tornare indietro e parlare di ottimo in termini generali. Allora, il problema di ottimizzazione, infatti è quello che stavo cominciando a dire, in termini generali è un settore vastissimo. Qui vedete per esempio alcune delle slide, dei termini che si possono introdurre. Questa per esempio è anche un altro elenco più o meno ampio, che è algoritmi di ottimizzazione che ci possono essere. Allora, se noi dobbiamo stare qui anche questi due giorni e mezzo e così via, capirete che non ha senso fare un'analisi esaustiva di tutti questi. Perché dopo noi dobbiamo cercare di vedere quelli che riguardano proprio l'ottimizzazione strutturale. Quindi io di tutti questi termini qua vi presento solo quelli che sono, diciamo, più applicati. Oppure com'è quella regola di
metodo, diciamo, metodo di Kramer per invertire la matrice, non ha più senso. Sono cose, metodo, alle volte qui della generazione prima di me, quando risolvevano i castati, avevano il metodo di Cross, il metodo di Kramer. Ormai il concetto è un altro. Sono cose che hanno una certa importanza, anche se sono molto eleganti, però non hanno più senso. Poi un'altra cosa che a me ha colpito molto quando ero studente, nei primi anni di ricerca, conoscete questo? Era un approccio a certe soluzioni analitiche in cui praticamente il lavoro, il libro e così via era soltanto espresso in termini di equazioni. Spesso volentieri anche tanti professori, anche ricercatori, anche molto quotati dell'ingegneria strutturale si vantavano addirittura di aver scritto articoli scientifici o anche libri senza mettere un'immagine, ma solo introducendo ipotesi, assiomi, teoremi, dimostrazioni, teoremi, passaggi, equazioni. Questa è una cosa che a me personalmente, c'è stato un periodo della mia vita in cui ero affascinato da questa cosa. Poi ho cambiato gusti. Bourbaki non è una persona, ma era un gruppo di matematici del secolo scorso, pensava di impostare la matematica, cioè in generale, nella maniera più assettica e assiomatica possibile. A me questa cosa qui c'è stato un periodo che mi interessava, poi invece ho cercato sempre di avere, mi è piaciuto di più, interessarmi a un problema concreto. E quindi negli anni 90 non era facile trovare un libro che, oltre al fatto che questa funzione convessa, convessa, non convessa e così via, parlasse di esempi pratici. Uno dei pochi è questo di Kirsch, un israeliano, un libro che vi consiglio, è stato ancora ristampato, ha alcune cose che sono ancora un po' datate. Sono alcuni aspetti che sono adesso più importanti ed è presente che per dire, io quando ho finito le mie tesi di laurea ho sviluppato un codice di calcolo agli elementi finiti che risolveva piastre. L'esempio più grosso che ho risolto di piastre è stato l'esempio finale di tesi, era un sistema con 1000 equazioni, quindi 1000 incognite, il problema lineare. In quel momento lì, siccome ero alla fine della di laurea, non avevo voglia di costruirmi, di implementarmi il solutore Skyline che vi ho fatto vedere dopo, prima. E allora a quel momento lì avevo fatto semplicemente un programma elementi finiti in Fortran che sembrava la matrice di Lidenza e nel caso di un sistema con 1000 gradi di libertà sapete la matrice è 1000 per 1000. Allora, stavo finendo la tesi dottorato, la sera lancio sul computer dipartimentale, con il Milano, praticamente già strutturale, il partito più grosso in Italia di ingegneria strutturale, che aveva appena comprato un calcolatore che si chiama Prime per 400.000 lire, 88, lancio questo nuovo sistema risolutivo con le matrici lineare con 1000 equazioni e 1000 incognite. Lo lancio verso le 7 di sera, passa un quarto d'ora, mi arriva un messaggio dal sistemista e lei ci bomba. Abortisca subito il sistema perché l'analisi perché ha intasato, bloccato il dipartimento del calcolatore del dipartimento. Il giorno dopo, detto così, vengo chiamato dal direttore del dipartimento e ne ha sgridato proprio. Lei con tempi non si permette, non le azioni, lei è bloccato. Questo per farvi capire. 1000 equazioni ho bloccato il calcolatore del dipartimento più grosso di ingegneria strutturale di Italia. Al giorno d'oggi sul mio portatilino mi faccio girare le mie 100.000 equazioni senza tante cose, probabilmente un videogioco di un mese adesso lo richiede molto di potenza di calcolo. 5 anni fa io avevo intasato il calcolatore del dipartimento di ingegneria strutturale più grosso di Italia. Un problema, 1000 equazioni, 1000 incognite. Il calcolatore, la matrice 1000 per 1000, il numero di doppia precisione, ha bloccato tutte le risorse di calcolo del tecnico. Quindi capite anche come certe cose adesso non hanno più senso. È un
un altro mondo. Pensate anche, vi fate vedere la schermata della Steinman del ponte di Messina, no? Non ha più senso. Allora, in questo libro di Kirsch ci sono una parte di definizioni, anche più o meno abbiamo visto, qui ho riportato, perché potete leggere anche con calma, e per esempio c'è anche una grossa discussione ancora se la funzione di ottimizzazione che dobbiamo considerare è una funzione che sia ha certe caratteristiche, per esempio è una funzione che è differenziabile oppure non differenziabile, è una funzione che ha certe strutture particolari oppure una funzione del tutto generica. Una volta per esempio quando c'era proprio risorse di calcolo, sapere se la funzione era regolare o meno discreta, oppure per esempio era differenziabile al primo ordine, al secondo ordine e così via, era un aspetto importante. Al giorno d'oggi, quasi tutte, perché non avete visto i problemi che ci sono, è difficile pensare se io devo ottimizzare sulla resilienza del proprio incendio la funzione differenziabile. Non so neanche se c'è una funzione. Quindi queste sono tutte cose che, a parte ambiti ben precisi, che però dal punto di vista applicativo sono poco interessanti, sono esercizi accademici, in genere questi aspetti qua, queste discussioni qua non sono più. In genere la funzione che abbiamo di fronte è una funzione che conosciamo, funzione, ma non sappiamo altre caratteristiche, non ci interessa neanche, non abbiamo neanche né voglia né tempo o possibilità di tempo. Poi, in conseguenza, anche una volta c'era una grossa discussione tra i metodi di ricerca diretta dell'occhio, ricerca basata sul gradiente o metodi di ordine superiore. Anche queste sono cose che non sono più. Tema delle cose non sono più particolarmente centrali nel nostro giorno attuale. Poi una cosa che a me aveva interessato molto è stata questa. Spesso volentieri quando nel mio percorso di formazione una delle cose che a me interessava era anche impostare il problema correttamente con le ipotesi in maniera rigorosa, però dopo anche trovare la soluzione e trovare la soluzione anche al problema. Questo anche per motivi, come vi ho detto all'inizio, anche per spostare volentieri, dovevo guadagnarmi da vivere, quindi se non ottimizzavo il tegolo prefabbricato non mangiavo, cosa se volete volgare, però è una cosa che stimola la ricerca. E allora mi sono piaciuti sempre i testi che dopo impostavano il problema ti davano la soluzione. Questo. Metodi numerici che funzionano. Una delle esperienze più scioccanti che ho avuto quando ero giovane, è stato un congresso della Rimeta a Napoli, in cui io ho incontrato un professore ordinario che aveva sviluppato un certo metodo risolutivo di soluzioni di equazioni non lineari, su cui io ero stato 6 mesi. E in 6 mesi mi programmavo, secondo come era detto, questo professore, il metodo non lo facevo, la soluzione non la trovavo. E allora finalmente, un giorno del congresso di Meta, incontro questo professore, mi presenta con cappello in mano, caro professore, sono un giovane contento, potente di Milano, ho studiato i suoi articoli, questo là, il suo metodo di continuazione per equazioni non lineari, ho cercato di implementarlo, capirlo, però mi potrebbe dare un qualche consiglio oppure dire come posso. Questo qui mi guarda, ma scusi, contento, io il metodo l'ho scritto, mica provato se funziona. Questo è stato scioccato, è stata forse la goccia che ha provocato. Io 6 mesi una cosa che ho scritto e non so neanche se funziona. In quel momento lì ho cambiato rotta, per l'educazione importante, e sono concentrato sull'aspetto costruttivo della soluzione. Come costruire la soluzione? Come risolvere il problema? Come ottimizzare? Il resto, cosa ci rimane linguistica, uno dei testi, però dopo mi sono accorto che non era soltanto di questa situazione,
C'è stato un periodo, un momento inizio degli anni 90, fine anni 80, anni 90, in cui c'è stato uno sfogo da parte della comunità ingegneristica che ha abbandonato metodi elegantissimi, teorici, però che non portavano. Questo è uno dei metodi dell'analisi numerica, uno dei metodi dell'analisi numerica storici. Si chiama Numerical Precise, ricette numeriche. Questa è una collezione di algoritmi che funzionano. Quando l'ho avuto in mano, all'interno di questo c'erano proprio gli stati che risolvevano le equazioni non lineari, trovavano l'ottimo metodo 1, il metodo 2, tutto quello che non funzionava, che era bellissimo e così via, non doveva funzionare. Questo è forse il libro che segna, guardate, questo è un libro dell'81, c'era ancora la mia palla rossa, 5 luglio 88 me l'ho comprato. Qui dentro ci sono, è fatto, tutti vedete, da persone anche a parte, qualcuno della Cornell, Harvard, però ci sono quelli dell'Exxon, Città di Polifera, il Polaroid, quindi persone del mondo industriale che dovevano risolvere il problema di maniera concreta. E un altro testo anche molto semplice che però risolve i problemi è questo, non così fantasioso come tanti altri, ci sono dei testi che sono, io anche tra l'altro mi sono comprato, cioè li ho anche studiato, ne ho, posso dire anche decine se mi siete entrati in ufficio sopra. Se eravate entrati in un ufficio come Milano, io ho tanti libri, ho dovuto affrontare problemi diversi, ho dovuto studiare anche cose diverse. Dopo alla fine uno sintetizza, filtra tutti i testi e si rende conto quando ha risolto il problema, ce ne sono certi che sono bellissimi, quindi uno filtra e questi due libri sono quelli che ho filtrato. Allora, vediamo, entriamo un po' qui nella parte matematica, con questa premessa il mio approccio è costruttivo alla soluzione, mi interessano solo, in maniera forse volgare, non solo le cose che funzionano e portano a qualcosa, questo è forse l'inizio della definizione di Hopf, qui per esempio è una funzione che potete vedere tra x1 e x2 in cui ci sono un andamento abbastanza regolare, in cui vedete, ci sono che possiamo pensare ottimi minimi locali di LF, minimo assoluto D, ci sono dei punti anche di ottimo invece che massimizzano la funzione di massimo, sono cioè l'AC all'interno del dominio, un punto un po' più spigoloso, difficile da trovare la frontiera, punto C che è in particolare il massimo assoluto. In genere le situazioni agli estremi sulla frontiera in passato sono particolarmente difficili da trovare, al giorno d'oggi non così tanto, ma per esempio se consideriamo dei punti di minimo come l'F, abbiamo dei punti x, y, z che formano un bracket, ovvero una delimitazione, cercano di accerchiare il minimo. Vedremo dopo un po' più avanti. Chiaramente quando parliamo di ottimizzazione potremmo parlare di massimizzazione o minimizzazione, quindi potremmo avere minimi assoluti o massimi assoluti e minimi locali o massimi locali. Però quello che è scritto è importante, è chiarita questa differenza qua quando parliamo di ottimizzazione, sia minimo, massimo, basta intenderci all'inizio. La cosa subito interessante da guardare è questa. Se io devo risolvere un problema, vado a fare con un avversario, devo conoscere come fa l'avversario. Com'è la natura dei problemi di ottimizzazione che abbiamo in un caso strutturale? In generale ci vuole da ottimizzare in termini matematici una qualsiasi funzione che sono di x e devo trovare per esempio un minimo funzione della variabile x e funzioni che mi possono trovare di fronte a parte il fatto che siano più o meno regolari e così via, essenzialmente i problemi di minimo che posso trovare di fronte sono di due tipi: un problema di ottimizzazione hard, questo oppure delle situazioni un po' più smussate come quella. Quindi una soluzione, un problema di ottimo più smussato. Sì. Chiaro che questa è una cosa più da discriminante notevole, dal punto di vista
di calcolo la situazione è ben differente, perché vedete qui punto di ottimo è ben preciso ed è all'interno di questo canyon. Ecco, in generale all'interno di un processo di progettazione strutturale la cosa va subito messa in chiaro. Allora, in generale le situazioni così puntuali come questa sono situazioni molto, sono situazioni nominali, ideali. In genere, se il nostro problema strutturale non è ideale o non ha configurazione nominale, ci sono tutte quelle che conosciamo come imperfezioni, equazioni della realtà che in genere smussano le caratteristiche di idealità. Quindi, nella realtà, situazioni così sciarpe, hard come queste, non esistono. Sono in genere smussate dalle incertezze e dalle preoccupazioni che ci sono. Che vuol dire che, se voi pensate anche, non so, anche al motore di una macchina, il motore di una macchina ha una curva di potenza che ha più o meno un massimo, però non è che la macchina, il motore funziona al massimo solo a 2250 giri al minuto, ha il suo massimo, come leggiamo su quattro ruote, da 2530 giri al minuto. Questa è una cosa della realtà, dei problemi ingegneristici. In genere non c'è una posizione ben precisa di ottimo. Guardate anche questa cosa. Per esempio, supponiamo di dover ottimizzare un problema di ottimizzazione. Allora, qui abbiamo un problema di ottimizzazione che impostiamo in questa maniera. Come vedete che quello di cui parliamo è l'ottimizzazione di un edificio alto, come può essere questo, ha 50 piani. Questo edificio qua ha una posizione centrale, ad esempio questo è abbastanza accademico, però abbastanza realistico, una rama di controvento. Allora, sotto certi carichi, questa struttura qui si sposta di 100, che possono essere 100 centimetri. Quindi dobbiamo fare un problema di ottimo, in particolare abbiamo un problema di ottimo con una variabile discreta. Quello che ci viene in testa è di mettere una rama di controvento orizzontale che si chiama autolibio, che è quella che abbiamo visto in cima al tabellone del World Trade Center, e quello che dobbiamo pensare è l'effetto che fa il posizionamento di questo elemento qua sulla risposta alla struttura. Guardiamo cosa succede. Se io metto questo outrigger qua all'ottavo piano, oltre alla rama verticale, quello che noto è che il mio spostamento sommità a parità di destro diventa 75. Quindi ho ridotto del 25% lo spostamento sommità. Quindi, se volete, la struttura con la lama verticale e l'outrigger, questo controvento orizzontale, è ottimizzata un po' meglio perché da 100 cm si sposta solo di 75 cm. Bene? Poi suppongo mentre di disporre l'outrigger al 16° piano. Questa è un'ottimizzazione con una variabile di progetto che è la posizione dell'outrigger, che è una variabile discreta. L'outrigger può essere posizionato al primo piano, al secondo piano, al terzo piano, ma non può essere posizionato al piano 3,27,75 o sta al 27° piano, se piazzo l'outrigger al 16° piano lo spostamento sommità dell'outrigger diventa 48 cm, quindi un po' meglio. Vedete che nel mio processo di ottimizzazione capisco che questa è la direzione di ottimizzazione. Se lo piazzo al 24° piano arrivo addirittura allo spostamento del piano di 32 cm in molto meno. Se lo metto al 32° piano, spostamento in alto, se lo metto più in alto al 40° piano, spostamento dritto 32, se lo metto al 48° piano, spostamento 48. Allora, in questo problema di ottimizzazione, in cui il limite, il range di variabilità è la trigger messo al primo piano o al 50° piano, più o meno abbiamo capito dov'è l'ottimo. Qui dagli esempi che abbiamo visto qual è il valore, dove si trova l'ottimo, quale valore della variabile di progetto. L'ottimo si trova a
quando lavorerebbe il progetto è 32, che vuol dire che io piazzo una utente a 32. Va bene? Quindi se volete, se dovessimo tracciare in forma ideale la nostra funzione di ottimizzazione, la nostra funzione è questa qui. Allora, volete, verticale mettiamo 3, il nostro edificio su unità, orizzontale, una variabile discreta, la variabile di progetto che possiamo chiamare X, però in effetti c'è il numero del piano, noi piazziamo la trigger lo possiamo piazzare, primo piano, lo teniamo, spostamento, secondo piano, così via. Poi l'ultimo variabile che possiamo mettere quando lo applico nel piano 50° piano. La funzione è discreta, no? Quindi quando lo posizioniamo primo piano avremo questo spostamento, quando lo posizioniamo secondo piano questo, poi più o meno scendiamo fino al minimo che è il 20° piano, poi in mezzo ci saranno tutti gli altri tentativi, no? Quindi probabilmente l'andamento, se fosse una funzione continua, poi ricomincia a salire e quando ce l'ho al 40° piano, quindi se metto insieme tutti i punti la funzione è discreta, però grosso modo vedete potremmo anche pensare che sia interpolabile in maniera dinamica. Allora quello che notiamo è questo: il minimo, la funzione che dobbiamo minimizzare, ha un andamento sharp oppure abbastanza dolce. Ovvero, supponete in termini concreti di essere consulenti per questo edificio qua, e voi andate lì e dite al committente, guardi, lei il suo trigger sul piano tecnico lo mette al 32° piano, perché quella ottima sembra. Il committente vi dice, guardi, vi dice, no, ingegnere, il 32° piano va bene, perché io intendo dividere il piano sotto, come si fa per la tua pontina, sotto la parte commerciale. Metà edificio lo faccio commerciale, metà abitativo, e i loft che stanno, gli appartamenti che stanno più in alto costano di più, quindi divido l'edificio, metà lo faccio commerciale, anche se con l'ascensore c'è il flusso di persone, la parte sopra invece la vendo agli abbienti. Allora, io voglio dividere l'edificio a metà. Voi come progettisti, come ottimizzatori della struttura, strappate le vesti se la trigger viene preso al 24° piano al posto del 32°? No. Perché vedete, questa soluzione non è l'ottimo, è solo un qualche percento inferiore. Questa è una cosa. Sta un'indicazione sulla percentuale da tenere conto di questi casi. Potrebbe essere anche, quindi vedete, qui c'è quello che si chiama in genere un range, in cui la soluzione è più o meno, diciamo, soddisfacente o si dice subottimale. Questo è l'ottimo, questa è subottimale, come anche questa. Quindi grosso modo, a utilizzo da questo esempio, potete dirlo, possiamo piazzare dal 24° piano al 40° piano, più o meno riduciamo a un terzo la soluzione. Va bene? Questo è un aspetto interessante. Quindi le ottimizzazioni hard, per noi, per i problemi strutturali che abbiamo, questo è un esempio semplice, però diciamo indicativo, grazie al cielo ci permette sempre di avere un certo, si chiama slack di sistema, un certo range di subottimalità nelle soluzioni del sistema. Ed è bello questo, perché se io avessi solo una posizione della trigger che è questa e tutti gli altri spostamento è 80, direi che dal punto di vista progettuale sarei vincolato, avrei le mani legate, quindi dal punto di vista progettuale poco da fare. Questo è un aspetto generale, i nostri problemi strutturali in genere hanno un andamento di questo tipo. E vedete anche subito che il concetto di ottimizzazione, come avevo detto prima, è dilettantissimo trovare, parlare di soluzioni ottime.
qua si parla di rendere di soluzioni che sono subottimali o quasi ottimali, che è un discorso puro ingegneristico. Non esiste l'ottimo in assoluto, una cosa da pietra filosofale di ricerca strutturale, c'è un range di situazioni che vanno per ragionamento bene, in cui per esempio possono trovare spazio altre istanze. Per esempio, voglio fare un edificio commerciale abitativo, te lo posso accomodare. Lo slack di sistema è quando vi potete spostare un po' la coperta di una certa cosa per cogliere e soddisfare altri aspetti. Questo è anche un altro aspetto che è interessante. Proviamo a mettere un secondo outlier. Quindi ne prendiamo uno, qui per esempio abbiamo uno spazio, una variabile di progetto che non è più una sola, ne abbiamo due. Quindi abbiamo una variabile discreta, potrebbe essere fatta, presentata in uno spazio tridimensionale. Questa è la posizione del primo outrigger, poi qui c'è la posizione del secondo outrigger. Chiaramente ci sono delle simmetrie, perché questo sia il primo outrigger, questo è il secondo, poi questo è il primo, questo è il secondo, la stessa cosa. Ci sono delle permutazioni che non hanno significato. Questo è fatto, per esempio, è stata la posizione di un outrigger. Posso scegliere dove posizionarsi, ad esempio. Ecco, introdurre il secondo outrigger, come lo giudicate? Questo è un aspetto anche interessante nel nostro modo di procedere. Vale la pena introdurre il secondo outrigger? Beh, se introduco il secondo, per esempio, scelgo di posizionare uno lotto, l'altro all'ottavo, l'altro al 34° piano, spostamento si riduce al 22%. Quindi guadagno rispetto al 29-30% che avevo prima, lo ottengo qualcosa. Però qui entra in gioco un altro aspetto che abbiamo visto stamattina. Siamo vicini alla saturazione. Il primo outrigger ci ha fatto passare da 100 a 30. Il secondo outrigger ci ha fatto passare da 30 a 21. Se ne mettessimo un terzo, probabilmente guadagneremo qualche percento. Quindi questa è la saturazione di questa strategia. Esattamente il consiglio che ho visto del viero con 7 alberi, quando mettete una barca vera, una nave con un albero, quando mettete un secondo, guadagnate qualcosa. Terzo, quando ne mettete 7 rispetto a quella con 6, guadagnate marginalmente. Qui è un aspetto significativo, la saturazione di una strategia progettuale. Oltre qui tanto guadagnate ancora qualcosa una volta sempre critica. Vi presente che, state in termini di costo, supponiamo che un outrigger vi sia costato 1000 e con 1000 euro avete abbattuto 70 centimetri. E spendete altri 1000 e ricavete in campo soltanto 8. Non vale la pena, il secondo è molto marginalmente molto meno efficace. Vedete quindi quei concetti cuba di saturazione della strategia di ottimizzazione e dopo sono queste, sempre portano queste materializzate così. Questa è la nostra situazione, le nostre ottime, la problema di ottimizzazione sono queste. La funzione, più o meno continua quello che volete, ha un certo range di sub-ottimalità intorno della soluzione vera, che può interessarci o non interessarci avere, però dal punto di vista ingegneristico la cosa importante è che c'è un certo range di manovrabilità nell'ottimizzazione e quindi nel definire il lavoro del progetto. Situazioni quindi così puntuali, specifiche, grazie al cielo ne incontriamo raramente. Vedete quindi come io non scelgo tutto l'armamentario di armi che posso avere, io scelgo solo quelle che mi risolvono problemi come quelli che devo affrontare. Aspetti basici. Allora, nell'approccio diretto di l'ottimizzazione, noi bene o male pensiamo di avere una funzione. Questo è. Sono poche slide, magari un po' contorte, che mi servono, però servono a farvi capire quello che è l'aspetto essenziale. Possiamo pensare in generale di avere una funzione di una variabile di progetto. C'è un range di soluzioni ammissibili. Qui è dal primo al 50° piano. Se volete potrebbe esserci anche la soluzione a piano zero, che vuol dire non mettere
strumento piano zero, come strumento di fondazione, la funzione può avere dei minimi locali e in genere quello che io considero è il progetto iniziale, che dopo posso raffinare in maniera evolutiva con un'organizzazione in piccolo fino a trovare il progetto ottimo. Se ottimizzo in grande posso scavalcare questa montagna e trovare un minimo migliore, magari l'ottimo assoluto. Queste sono una barriera, se volete, interna, qualcosa, un ostacolo interno all'ottimizzazione, per fatto che non riesco a vedere cosa c'è dopo la montagna. Quindi ci sono dei vincoli esterni, delle barriere esterne. Dal punto di vista analitico c'è stato un grosso studio su come rappresentare questi vincoli qua, in genere dopo per rendere il passato, per rendere la funzione più dolce, posto che avere dei vincoli secchi così, si è cercato di introdurre delle funzioni, di penalty, si dicono, che mi facciano capire quando mi avvicino ai vincoli oltre i quali non posso più. Quindi per esempio se io dal punto di vista analitico ho dei problemi magari per evitare questi punti qua in cui magari per esempio la tangente non è definita, sto usando un metodo qui in richiesta la tangente, posso aggiungere una funzione vera iniziale in qualche addendum sia zero per tutto e qui magari vada asintoticamente. Quindi per esempio se voi pensate in termini analitici e volete evitare che il vostro progetto abbia una variabile di progetto che supera questo valore, che può essere legato a tanti motivi tecnologici, cosa fate? La funzione che dovete utilizzare, aggiungete una funzione analitica, ad esempio così. Questa è una funzione di barriera che praticamente è ininfluente quando siete in questa zona. Dopo diventa sintoticamente. Ma in questa maniera, se non volete avvicinarvi qui, prendete una funzione, aggiungete un altro termine che sia fatto così. Quindi, per esempio, questa può essere la funzione barriera di destra, funzione di x, questa qui può essere la funzione barriera di sinistra, funzione di x. Quando sommate queste due, la funzione da ottimizzare, per esempio, di per sé sarebbe così. Vede, quando sommate questa funzione a questa, siete in un certo senso confinati, potete interessare quasi tutto. Vi faccio notare in particolare che se per esempio la funzione non confinata fosse questa, se non teneste conto di queste barriere qua, voi troveste un attimo che è fuori dal range delle possibilità. E però poi quando siete qua per avvicinarvi vedete che avete a un certo punto sommato a questa funzione qua, a questa funzione qua che assume un valore asintoticamente verificato. Quindi la somma di questa funzione con questa impedisce di andare. Qui anche dopo ci sono degli aspetti che anche sono dedicati, che per esempio spesso e volentieri sono sottaciuti. Troverete libri di ottimizzazione, se volete aprite capitoli su come deve essere fatta questa funzione in termini analitici. Questa funzione qui per esempio potrebbe essere, ad esempio nella maniera più semplice, potrebbe essere fatto così 1 meno, cioè scusate, fatto x meno b, se questo è b. O anche se volete lasciarlo così, va così. Quindi questa funzione qui, quando x è 0, per esempio, quando x è 0, questa funzione qui vale meno 1 diviso b. Quindi 1 meno 1, meno 1 diviso meno b, un certo punto. E dopo va confrontato con la funzione b. Quando x si avvicina a b, b
il limite per x che tende a b, questo è infinito. Ci sta, ci potete provare, questa è la funzione più semplice, potete trovare capitoli interi su come scegliere questa funzione. Su quello invece i test sono più reticenti di questa cosa qui. Ovvio che la mia funzione complessiva dopo deve essere la somma delle due. Quindi deve essere la funzione vera, non vincolata, più questa. Per fare questa qui ci sarà tendenzialmente un coefficiente di scale, questa funzione qua. Perché dopo dipende, mettere assieme due cose differenti, questa è una funzione di barriera e questa è una funzione di ottimo, devo vedere anche numericamente quanto vale, che range può assumere questa funzione qua, che range può assumere questa. Quindi qui in mezzo ci sarà un parametro numerico che è legato a come metto assieme le due cose, a fare in un certo senso una somma pesata di due funzioni. Come scelgo questo coefficiente? Questo lo dice. Perché è un aspetto di calibrazione che dipende dal problema su cui nessuno si dice. Quanto sta che questi metodi sono assolutamente eleganti, poi nella pratica c'è una parte di sperimentazione sulla scelta dei parametri che è difficile. Esatto. Quindi anche qui, su questa cosa qui, bisogna anche dare un peso giusto alle cose. Non ha senso scegliere più di tanto una funzione più di tanto strana, dopo qualche tentativo, bene, poi la cosa importante è come si mettono assieme le due cose. Ecco, un aspetto anche successivo, parliamo all'inizio, partiamo con l'ottimizzazione della funzione di una variabile. Le cose che abbiamo da considerare sono queste. Allora, sopra abbiamo una funzione vera. Su questa funzione dobbiamo fare una certa serie di assunzioni che sono pesanti. La prima assunzione è questa. La funzione che ho segnato qui teoricamente è continua. Ho delle discontinuità. Guardate, più voi fate assunzioni, più costringete la funzione ad avere una certa struttura e quindi minore la generalità, quindi minore i casi che dovete fare. Questo è il motivo per cui se voi avete un impianto analitico molto forte, supportato da dei ipotesi molto forti, il problema che riuscite a risolvere è piccolo. Se voi avete un problema generale, meno assunzioni potete fare su questo. La funzione continua, poi successivamente la funzione eventualmente se continua ha un minimo solo, è unimodale oppure ha più minimi. Per esempio, come fate a garantire che c'è un minimo solo? Poi la funzione per esempio è convessa, è una cosa differente. Il convesso vuol dire una caratteristica che regola come è fatta la forma della funzione, che può essere anche delicata, per esempio proviamo di avere una funzione continua, proviamo di avere una funzione che sia anche buona con un minimo solo, però se la funzione è questa, questa è una funzione convessa, una zona che può essere tangente orizzontale o molto piatta. Dopo qui non è facile mettere un metodo converga, magari si può adagiare su questo tratto più orizzontale e non scoprire questo. Qui c'è un minimo solo assoluto, minimo solo. Quindi è unimodale però non è convesso. Quindi sono aspetti via via più pesanti. Chiaramente più voi avete un problema relativamente semplice, chiaro che se avete questa funzione qua da ottimizzare, fatta, però potete garantire che il vostro problema strutturale della funzione sia così. Poi l'altro aspetto considerato anche questo, quindi più cose imponete meglio è dal punto di vista teorico analitico, però peggio è dal punto di vista applicativo, perché meno casi reali potete affrontare, no? Limitate più parte quella specializzata di più il vostro caso. Poi l'altro aspetto che è interessante è questo dal punto di vista computazionale. Calcolate solo la funzione, oppure calcolate anche, oltre alla funzione anche la derivata prima, a quel punto, la vostra funzione. E poi, oltre alla derivata prima, calcolate anche magari la derivata seconda.
chiaramente più cose potete calcolare, più diciamo il problema è regolare, e per esempio anche legato al fatto che la funzione sia fatta così, potete anche essere sicuri di aver trovato il minimo assoluto quando qua la derivata secondo è 0. Potete essere sicuri che sia il minimo. Però più cose imponente, più cose dovete calcolare. E poi se io calcolo una funzione, se io calcolo una seconda cosa, il costo raddoppia, se ne calcolo 3, il costo diventa 14. Infine, poi, quello che si considera è anche questo. È proprio necessario calcolare la funzione vera, esatta, oppure posso usare una funzione, posso approssimare la funzione da minimizzare, quindi approssimare proprio in maniera nella funzione, ovvero usare quello che si chiama un surrogato della funzione da minimizzare. Ok, ciao. Allora, torniamo qua al nostro esempio. Qui, l'esempio dell'autrice è solo, se ho 50 piani, mi devo calcolare 50 volte la struttura del sovento e dell'entrismo. Quindi, nel primo punto mi calcolo questo spostamento, poi piazzo la drift al secondo punto, al secondo piano, calcolo questo, e poi così via. Alla stessa maniera, quando arrivo al 48esimo, 49esimo, 50esimo. D'accordo? Questo è il calcolo diretto della funzione. C'è un modo più ragionevole, più veloce per calcolare il minimo. Ma probabilmente da come ho visto, dopo due tentativi, questa funzione qua è discreta, però se la dovessi approssimare, dovessi usare un surrogato, ovviamente posso approssimarla con qualcosa che sia più o meno parabolico. In questa maniera qui, per esempio, posso calcolare questo valore qua, un valore qua, un altro valore qua, e dopo, per esempio, provare a approssimare l'andamento con una parabola. Calcolata la parabola, posso approssimare e poi magari fare una previsione di qual è il minimo. D'accordo? Quindi al posto di calcolarmi 50 analisi strutturali, me ne calcolo 3 oppure 5, magari distanziate, uno al primo piano, uno al decimo, ventesimo, trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo, perché faccio un'approssimazione e in base a quella trovo una possibile allocazione del piano. In quella maniera lì posso fare 50 analisi, sotto vento, nel calcolo 3, 4, 5, surrogo la risposta vera con una funzione che posso. Come noi abbiamo dei problemi in genere che sono abbastanza regolari, più o meno una parabola di qualche tipo permette di approssimare il problema. È chiaro questo? Potrei fare questo esercizio qua. D'accordo? Adesso il mio disegno non è
particolarmente fatto bene, però per esempio se questo pensate che sia 100, l'altro estremo questo è circa la metà, questo qui è circa 100, giusto? Allora, pensate un attimo, supponiamo di tracciare, se volete, una volta potreste anche calcolare la parabola che passa per te, no? Dopo vi do anche un po'. Però proviamo a tracciare, provate a fare voi, tracciate una parabola che passa per questi tre punti, avete il foglio qua del tavolo. Dunque, se questo è 100, ovviamente dall'altra parte l'altro 100 sta qui, la parabola dovrebbe essere simmetrica più o meno così, a me la parabola tracciata più o meno mi sembra questa, d'accordo? Quindi più o meno questo è l'asse della parabola, la sua simmetria, questo è il piano, è la retta tangente, dal mio disegno più o meno sembra che la zona di piatto della parabola sia più o meno questa. Quindi se questo è 24, questo è 50, più o meno qua a metà siamo 24 più 100, più 50 è 74, diviso 2, 37. Quindi intorno al 37° piano c'è il... Va bene? Giusto? Ok? Ecco, questa maniera qui, per esempio, noi abbiamo usato un'approssimazione del punto di risposta, quello che si chiama un surrogato. Abbiamo fatto solo tre analisi e più o meno abbiamo capito, supponendo la posizione di... Faccio notare che se al posto una curva avessimo fatto la stessa approssimazione, interpolazione in due dimensioni, avremmo trovato una curva che abbiamo trovato la risposta, una superficie. Nel caso lì il surrogato si chiama superficie di risposta. È chiaro che dopo questa approssimata ma innesca tutta una serie di passi successivi, perché per esempio se io dovessi fare la mia quarta analisi, a che piano piazzo il trigger? Piazzo qua. Naturalmente la prossima che faccio è il 37° o 35° piano. Il passo successivo è questo, perché ho capito che la zona da esplorare è questa. E in questa maniera qui vedete, io anche ho fatto quell'operazione di bracket che dicevo prima. Incomincio a delimitare il range, se la funzione è continua, unimodale, eccetera, dove c'è il minimo. Adesso ho capito che da qui queste parti estreme le posso togliere perché non, il minimo non sta lì. D'accordo? È chiaro che se la funzione fosse hard, magari la mia funzione vera è così. E lì sarei legato. Però siccome queste sono situazioni che in genere i nostri problemi non ci sono, la regolarità mi permette di fare questa possibilità. Quindi in genere questo è per dire, quello che io posso fare è questo, in genere approssimazioni, cioè assunzioni sul fatto che la funzione sia continua, poi ci sia un minimo solo, sia convessa o non convessa, qui non posso fare niente. Quindi in generale qui tutta questa parte qui non mi interessa. Quindi in genere tutti i metodi che dicono che funzionano solo se la funzione è convessa, bellissimi, però probabilmente nei miei problemi non mi interessa. Poi, qua dentro, quello che forse mi interessa è questo. La cosa migliore è se posso valutare solo la funzione. Quindi le altre cose non sono significative, non sono operative. Questa è un'approssimazione, c'è una cosa che a partire dal nostro esempio della trigger forse merita di essere sviluppata perché ha la sua razza. Sono dei metodi di delimitazione.
sono anche abbastanza noti, essenzialmente cercano di restringere il range dove c'è il potenziale minimo. Sono anche molto belli perché tecnicamente funzionano, sono dei meccanismi notevoli. Per esempio, uno di questi è questo qui. Vogliamo di avere tre punti. La funzione multidimensionale credo sia, dobbiamo assumere che sia unimodale, quindi ci sono minimi. Supponiamo di avere tre punti. A, B, A, B, e in mezzo ci diamo punto C. Allora, questo è lo che dobbiamo portare la nostra funzione in A e B, che magari sono gli estremi, la nostra variabile del progetto, e poi valutiamo un punto in mezzo. Lo scegliamo in genere in una maniera che non sia simmetrica. Quindi per esempio lo scegliamo più vicino all'estremo, al valore più basso. Quindi abbiamo valutato A e abbiamo valutato B. Tra i due il peggiore è B, è più grande. Allora mi scelgo un punto vicino, che sta vicino, più vicino alla parte. Rifacciamo. Allora, assumo che la funzione, che però non conosco, cioè se la vedessi saprei già come funziona, propongo di fare prima queste due valutazioni, prima l'estremo A, poi l'estremo B. Supponiamo che la funzione valutata in B sia più grande della funzione valutata in A. Se non è così, allora il terzo punto, la terza mossa che io faccio, mi scelgo un punto che non sta in mezzeria dell'intervallo, ma è un po' più spostato verso il punto peggiore, che è questo, e lo valuto. Se la funzione valutata così è più piccola di questa, butto via questo e tengo questo come un estremo. Ho capito che da qui a qui, su questo intervallo qui, non c'è minimo. Il passo successivo è questo. A questo punto mi parto. Un estremo è quello, là con 2, l'altro estremo adesso lo chiamo, prima era C1, adesso diventa B2. In una seconda iterazione il mio intervallo per cercare il minimo sta qua dentro. Va bene? Stavolta tra i due il peggiore la funzione dove è valutata in A con 2. Quindi mi scelgo un punto, C2, più vicino, stavolta l'altra parte. Valuto C con 2. C con 2, se è più piccolo di A con 2, viene cambiato. Quindi il nuovo intervallo diventa questo. Il terzo passo, magari vado dall'altra parte, a questo punto i miei punti erano questi qui, il peggiore è questo, mi scelgo una soluzione che stia un po' più da questa parte, se questo è il peggiore mi sposto questa maniera. Ogni volta voi riducete l'intervallo dove c'è il minimo. È un metodo che, se voi avete in testa il metodo dicotomico della soluzione di una funzione continua, qualcosa di simile. Progressivamente vi riduce l'intervallo dove c'è la soluzione. Se al posto per funzione vera, ma qui c'è una scelta che si dice ottimale, è quella di prendersi ogni volta e ridurre l'intervallo in cui è supposto l'unico minimo, ridurlo in una maniera, non ridurlo a metà, ma ridurlo attraverso questo coefficiente qua. Questo coefficiente qui che cos'è? Rapporto aureo, quello che nasce dalla successione di Fibonacci, e si dimostra, una dimostrazione più elegante, che è la scelta ottimale per ridurre progressivamente l'intervallo di trasmissione. Però questo è un tocco di eleganza che non può di nulla. Se guardate, questa è la cosa migliore per capire come funziona il metodo, è guardare in sequenza i passi. Questo è il primo passo. Guardate le slide come sono. Primo passo, secondo passo, terzo passo. Qui vi voglio dire come progressivamente io restringo il dominio del tutorial. Questa è il fitting, l'approssimazione parabolica che abbiamo fatto qui a mano.
Quindi se voi avete tre valori della funzione, outrigger al piano 0, outrigger al piano 48esimo, outrigger al piano 24esimo, tracciate una parabola, potete trovare l'ottimo della parabola, che è più o meno l'ottimo consegnato in sulla lavagna. Sui libri si trovano anche dato a P1, P2, P3, qual è l'espressione della parabola, via ABC, e quindi è una formuletta della volta. E quindi qui per esempio potete sostituire il bracketing alla funzione del vero, la parabola, tutto che guadagno. Non vi va bene la parabola? Volete un surrogato un po' più preciso? Prendete una parabola cubica. Il fitting che fate è per esempio il valore di estremità e tangente di estremità. Questa qui è la funzione delle travi, degli elementi BIM, che è un fitting di qualche funzione. Anche qui le espressioni sono lì. Non vale la pena. Al giorno d'oggi, più la cosa è semplice, più veloce è da calcolare. Cose sofisticate una volta avevano valore, adesso non mi interessa. La parabola mi va benissimo e avanza, il meccanismo funziona. Criterio di convergenza. Quando vi arrestate? I criteri di convergenza sono differenti. Pensate prima nella nostra scelta naiva. Quando è che ci siamo arrestati e venendo che era l'ottimo? Conviene mettere in termini percentuali,
quindi per esempio taglio questa, devo normalizzare questa qui, perché non so se è cambiata tanto o poco, per esempio mi posso considerare il valore della soluzione iniziale, il predimensionamento che ho fatto, rispetto a quello che ho pensato all'inizio, vedo questa differenza qua e per esempio se questo era 100 e questo qui diventa 2,5, se moltiplico per 100 questa è una variazione percentuale. Quando la differenza tra i due progetti all'ennesima più 1 iterazione rispetto all'ennesima iterazione è sotto una certa tolleranza percentuale, sono arrivato a compiacenza. Ho trovato il mio problema. Probabilmente per noi in ingegneria civile la tolleranza sul problema strutturale normale è 1 al 5%, tra il 1 e il 5%, se fossimo aeronautici saremmo sotto, però diciamo quando la funzione non varia più di 2-3%, 4%, siamo arrivati alla sintesi. Questo è il primo criterio. Criterio di convergenza per la funzione. Quando non cambia più niente cambiando il disegno, sono. Altra osservazione può essere questa, posto che mettere, vedere la successione delle funzioni, per esempio qui ho il drift, posso fare questo, lo schema è lo stesso, però metto ad esempio il diagramma, al posto che mettere in verticale la funzione, il diagramma, una variabile di progetto. Chiaro che se ho un vettore, vedere il progetto, questo è antipatico, poi potrei fare questo diagramma di convergenza per tutte le variabili del progetto. Ma supponiamo che di questo vettore qua ce ne sia una che è particolarmente significativa. Quindi questo generico vettore qua, esponente, questo vettore qui è fatto così, ha diverse componenti, questa qui potrebbe essere la componente 1, che è l'ennesima, poi c'è la componente 2, e poi c'è il componente x, m, iterazioni. Posso avere m variabili di progetto. Supponiamo ad esempio che la seconda variabile di progetto sia quella più importante, per esempio l'altezza della trave. Allora qui posso mettere la funzione, diagrammo questa variabile e metto x componente. Di tutti questi vettori mi misuro sempre come varia la seconda componente di questo vettore di variabili di progetto, che per esempio è l'altezza della mia trave, la variabile significativa, no? Tra tante cose. E qui vedo come varia. Se la prima volta la trave era alta 100, poi è diventata alta 80 cm, poi 50, poi 48 cm, poi 47,8 cm. Qui c'è una convergenza, la trave sarà alta in 48 cm. Quindi vedo come converge la variabile di progetto. La trave sarà alta 48 cm, potrebbe essere 47, 48. Quando vedo che questa variabile non cambia più, vuol dire che il progetto, l'altezza della vostra trave, si è assestato. L'altezza è quella. Va bene? Ci siamo? Quindi è un controllo su come una variabile, potete farla con tutte, come se avete una carta di controllo di come varia la soluzione. Quando per esempio l'altezza della vostra trave non varia più di tanto, vuol dire che quella è la soluzione, appunto, rispettosa dei vincoli. Va bene? Altra cosa che potete anche pensare è anche questa, è una cosa un po' differente. Guardate due soluzioni successive, oppure pensate di aver fatto come prima il bracket. Andiamo indietro. Supponiamo di avere sviluppato questo processo più e più volte. Non è che potete dire di essere a convergenza. Beh,
Sì, per esempio, prima partivate da questo livello, che era tutto quello in cui potevate cercare l'ottimo. Alla fine trovate un intervallo in cui questa soluzione è un po' più grande, questa soluzione è anche un po' più grande, in mezzo ci deve essere il minimo. Quando questo valore qui, questa delimitazione delle variabili di progetto molto piccolo, rispetto a quello da cui siete partiti, lì più o meno è una soluzione intermezza. Giusto? Avete delimitato così tanto questo al minimo che non vale la pena scendere alla dodicesima superficie. Quindi quello che volete fare è anche un diagramma di questo tipo qui, non misurando la singola variabile di progetto, ma per esempio se avete una variabile di progetto significativa, vedere di quanto è l'ampiezza in cui potete giocare per trovare il minimo. Se questo intervallo di incertezza è molto piccolo, qualche percentuale, 5%, 10% di quello di partenza, vuol dire che la soluzione sarà in mezzo. Supponete che non sapete se la trave è alta da 0 a 200 cm, quindi l'intervallo iniziale di incertezza, l'altezza della vostra trave, va da 0 a 200 cm. Supponiamo che la funzione di minimo sia questa. Supponiamo che nella vostra operazione di bracketing siete arrivati a questo punto qui, in cui questo valore qui è 116 cm e questo valore qui è 121 cm. Il vostro problema di ottimo, la vostra altezza ottimale a sezione, quanto sarà? Può variare da 116 a 121. Ma sappiamo che è così. Quindi qui siamo arrivati a convergenza. Se scegliete 116 o 121, probabilmente la soluzione non è ottimale, ma è subottimale, che va benissimo. Rispetto a prima, che non sapevate se la trave era alta da 0 a 2 metri, no, poteva essere da 0 a 200 metri, quindi o così, oppure come piano, adesso sapete che è intorno a 116-121 cm, non ha interesse dal punto di vista tecnico sapere se sono esattamente 118.75 33 4 periodico centimetri d'altezza, no? Perché tanto la trave dopo dovete sceglierla, dovete dire al carpentiere fare una trave in acciaio 117.43 4 periodico centimetri alto, giusto? Quindi potete anche vedere come questo intervallo rispetto a prima, rispetto alla certezza, si riduce progressivamente. Quando questo è un'incertezza di 5 cm su 200, 5 su 200 vuol dire che avete un'incertezza sullo spessore che è pari al 2,5% rispetto all'incertezza. La soluzione è quella. Bene. Se invece vi fermaste al bracketing vi dice guarda la trave è da 20 cm a 180 cm, questo non va bene, e se è un po' ristretta l'incertezza, però da 20 cm a 180 cm non è sufficiente, mentre qui l'intervallo dove c'è l'ottimo è ragionevole. Quindi lo stesso diagramma lo potete fare sapendo di quanto di limitazione della vostra funzione è piccola. Più l'intervallo è piccolo, a un certo punto la soluzione di ottimo può essere ritenuta. Abbiamo ancora, vorrei chiudere questa parte qui così dopo. Quindi questi sono i criteri di convergenza. L'aspetto ci sono alcune considerazioni che sono anche significative. La convergenza, per esempio, anche quei criteri che sono lì, non è facile da, cioè funziona bene se comportamento è un modale come questo. Per esempio in termini di ottimizzazione in grande diventa più difficile. E qua per esempio, vedete, questa è una situazione che può essere ambigua. Qui la funzione di minimo non è un modale, avete un minimo che è qui, un altro minimo che è qua. I valori magari possono essere più o meno simili. Questo valore qua quasi uguale al valore minimo che avete qua.
quindi per esempio in termini di convergenza e sovrapposizione la cosa può essere arrivata a convergenza, però le soluzioni sono completamente differenti. Quindi se ottimizzate in grande l'idea della convergenza del vostro progetto non è meglio, perché ci possono essere due soluzioni che sono più o meno equivalenti dal punto di vista del peso e di costo, ma con delle soluzioni progettuali delle variabili di progetto completamente diverse. L'ultima cosa che vediamo dopo ci facciamo il nostro bel intervallo è cominciare a pensare anche come materialmente sviluppiamo i calcoli. In genere il quadro complessivo è questo. Abbiamo ancora questa slide, dopo ci prendiamo il nostro meritato, il nostro meritato caffè. Guardate, in termini diciamo generali, c'è una certa specchiatura da come io progetto, come io utilizzo. Questo qui è il diagramma, come ho visto all'inizio, di progetto. Progetto iniziale, i dati, i calcoli, i risultati, il testo, se va bene finito, se no torno indietro. Aumento il contatore delle iterazioni che faccio, cambio la variabile di progetto, torno indietro. Ecco, in termini di ottimizzazione la cosa è analoga. Questo è il punto di partenza, il progetto iniziale, mi valuto la funzione, faccio il test, vedo se sono arrivato un minimo, se sono arrivato un minimo mi fermo con tutte le considerazioni che ho fatto, se no torno indietro, aumento il contatore, cambio le varie del progetto. Quindi esiste proprio una certa specchiatura tra il concetto di progettazione e il concetto di ottimizzazione. Quindi a macro scala le due cose sono simili. Ci sono anche questi aspetti che possiamo notare. Vedete, questa parte qui alle volte diventa anche quello che è il problema diretto. Analizzo la struttura, certi dati, faccio il calcolo, tengo. Aspetto che non è semplice dal punto di vista della progettazione e anche di ottimizzazione è: dato che la soluzione appena calcolata non va bene, come la modifico? Questa è una parte del problema che è inverso, ovvero come miglioro il progetto, che può non essere semplice. In termini di ottimizzazione la cosa è la stessa. Dato che questa soluzione qui, x con k, mi ha dato una funzione che non è il minimo, come cambio l'x con k? Qui non è un problema di design improvement in generale, è un problema in termini matematici di come mi sposto, come mi muovo nello spazio delle variabili per cambiare la mia soluzione e trovare un punto di differenza. Il linguaggio è differente. Se noi fossimo degli ottimizzatori matematici vedremmo solo questa lavagna, questo pezzo della lavagna. Siccome siamo strutturisti, ingegneri, noi dobbiamo tenere presente questa. Quindi per noi è spesso e volentieri anche come cambio la soluzione è legato non soltanto aspetti matematici brutali, ma anche rispecchia un po' come noi pensiamo di cambiare la struttura del progetto, la cosa fisica. Quindi ha questa analogia in termini algoritmici come mi muovo. Qui dentro c'è una parte di analisi strutturale, questa è una parte di valutazione della soluzione, di ottimo. Al suo interno vedremo che da quel punto di vista computazionale avrà una parte anche di questo. Abbiamo fatto un bel passo in avanti questo primo pomeriggio, adesso ci prendiamo il nostro caffè e dopo cerchiamo di estendere questi concetti a casi più complicati. Mi permetto comunque di farvi notare una cosa. Tutto quello che vediamo, la funzione surrogata, diciamo il termine terribile, siamo surrogato del latte, voi ci pensate, è una cosa che abbiamo materializzato il nostro piccolo, abbiamo fatto l'esempio della prima, la parabola che passa a qualche punto. E questo è un aspetto che vi deve essere, se vogliamo,
sempre più fare l'utilizzazione strutturale deve essere centrale, non certo, tutti i concetti hanno nomi strani, trampalato, vibrato, serie di Fibonacci, però dopo hanno dei concetti più, anche più semplici, anche più banali, che devono essere quelli che dopo facciamo la nostra pausa. Ci rivediamo qui alle 5. Dell'acqua tipo a mole, non è mica mi scrive, sono in giro in casa tipo in costume. Ho trovato dei mini porzioni, non so se ci hai mai fatto caso.
in porzioni da 2-3 fette. Ah, sì. Benissimo il mare. Cioè, la visita della città non ti rilassa, quindi. Però c'è cioè, sto pallino America, prima o poi ci voglio andare, quindi. Tu torni solo a casa o fai qualcosa? No, appunto con niente. Ah, vedi, come va? Siamo un po' restiti. Ma cosa fai per la fine? Non c'entrai adesso? Le ultime due. Non tornare da costa a Milano. Sì, è vero. Fidati perché io l'anno scorso ho fatto le prime due d'agosto e il 16 a Milano. A parte a me cioè, non piace perché tutti tristissimo, non c'è nessuno, le parti dei posti sono chiusi. Allora, da una parte è bello perché non giù in macchina, perché dalle 8, dalla rete alle 8, alle 8.50 a Milano, posteggiava la macchina. Però vabbè, quest'anno ho fatto il più, cioè sono fuori. Cioè poi richiudere le due centrali, però io conto di lavorare fino alla prima ora di rischio, poi dopo fine. Allora, come va? Dopo tu vieni e ci saliamo. Basta le manche se non lavori un giorno di lavoro poi lavori da casa? No, no, mi fa. No, però tipo l'ultimo esame ho un esame 29 luglio, quindi fino al 30 comunque sono. Sì, no, sicuramente. No, ma la mia idea è cioè sicuramente proprio tutto a casa e anzi dovrò lavorare a casa. Non è un cioè, a me non pesa lavorare la mattina, però i 2 ore di viaggio che risparmio dormo e poi mi alzo. Per me è quella insomma. Sì, ma anche per me non è quello, infatti insomma. Poi dipende che state fuori, non lo so. Io vorrei andare giù l'ultimo luglio, ma c'è sta anche come filosofia anche io lavorare fino all'ultimo per poi avere vacanze. L'anno scorso quando ho fatto il contrario, però mi ha in corso del mio studio, non è che ho avuto molta libertà di scelta. No, sono stato io oggi. Tu? Tua era la tua? A me c'è oggi no? Non lo sapevo. Ah, perché se no non si poteva? No, telefonato prima, tutto da quando. Queste sono già sotto il primo tempo. No, non lo sapevo, non so se ci sarà più gente, ma non c'è. Fa molto caldo. Ti sarà la più grande? Ma lavora, c'è quanto fa? Sì. Eh? Non c'è la gente. E anche io dal poli giù in Inghilterra il condizionatore ce l'ho qui dietro, non arriva qua. Sai quella settimana un'esplosione di caldo a Milano? Sì, ma non ci sono venuta da. E mi arrivano qua, ma avevo poco freddo. L'altra mattina avevo proprio ero così, che dico, vabbè, così è normale, cioè tipo io qua così. E
incredibile, cioè avevo freddo, ma adesso mi potrei mettere un po' per spalle per quando va a 18 gradi per me fin troppo. Cioè non c'è una giusta misura tra caldo e fumore. Siete rimasti soli? Ho interrotto la nostra intimità. Cioè, dell'acqua perché... Ti viene bene qualcosa? Stai qua? Certo, no. Una bimba. Allora, io faccio compagnia a lui. Ancora 10 minuti. Sì, forse tu. Sì, sì, andiamo a vedere l'acqua. Sì, che non vuoi niente. Stai in roba passiva. Eh? Hai tutto? Oh. Guarda, mi sono detto, io forse prendo il treno, non so,